la possibilità delle, come citava il generale prima, della, del riutilizzo del futuro, il nuovo futuro possibile per le aeronavi. Devo dire la verità, ma solo a titolo di cronaca, io quando mi fu assegnato questo tema dissi, vabbè, è un po' che mi invento su sta roba, cioè mi sembrava da giovane ingegnere aeronautico all'epoca come parlare dei dinosauri, ok? Però, e come ho avuto la possibilità di raccontare a qualcuno prima, andare a guardare un po' nel passato mi ha entusiasmato dal punto di vista non soltanto storico, ma proprio di storia dell'ingegneria. Perché questi sono stati, come vedremo, 100 anni, perché tanto è durata diciamo, l'era dei dirigibili, in questi 100 anni si sono fatti degli avanzamenti tecnologici straordinari, lavorando con materiali poverissimi, con limitatissime conoscenze, ma ottenendo dei risultati veramente straordinari, che oggi molti dei giovani, e io questo lo porto come esempio a lezione, ignorano completamente. E io credo che invece questo vada recuperato nella coscienza collettiva e soprattutto delle nuove generazioni. Vado molto veloce, cercherò di rubare il meno tempo possibile. Un minimo di tassonomia, in particolare la classificazione di quelli che sono le macchine costruite dall'uomo e che possono in qualche modo volare, va sotto il nome di aeromobile. Gli aeromobili si dividono essenzialmente in due grandi famiglie. Che cos'è un aeromobile? L'aeromobile è una macchina costruita dall'uomo in grado di potersi sostenere, si può spostare nell'aria e può allo stesso modo trasportare persone o cose, o entrambe. Gli aeromobili a loro volta si dividono in due grandi gruppi. Gli aerostati, che sono quelli in cui la sostentazione della macchina avviene per reazioni di tipo statico, e poi ci sono invece quelli in cui si sostengono per azione prevalentemente aerodinamica, cioè dell'azione su dei profili. E questi, gli ultimi, vengono chiamati aerodine, invece i primi si chiamano aerostati. Le aerodine sono i cosiddetti più pesanti dell'aria, cioè quelli che noi oggi conosciamo, che un millennial conosce per definizione, cioè sono gli aerei ad ala fissa, possono essere ad ala rotante, tra questi ricadono anche i razzi, i quali vengono mossi da una sostentazione diretta, e poi c'è anche un ibrido di questo, l'esempio più classico è il VTOL, che si comporta come ala rotante in fase di decollo e di atterraggio, ma quando poi si trova in assetto di volo si comporta come un velivolo ad ala fissa. Quelli che invece ci riguardano oggi sono gli aerostati. Gli aerostati, o anche comunemente detti più leggeri dell'aria, lighter than air. Il concetto di aerostato vede di fatto due grandi famiglie: da una parte i palloni e dall'altra parte i dirigibili. L'aerostato è un velivolo che vola o fluttua grazie all'azione di un gas che lo sostiene all'interno dell'atmosfera. Nell'ambito della famiglia dei palloni ci dividiamo di fatto due grandi sottofamiglie, che sono i cosiddetti palloni liberi e i palloni tethered. I palloni liberi sono le mongolfiere, così come tutti quanti le conosciamo nel nostro immaginario. I tethered non sono altro che dei palloni vincolati attraverso dei fili. Questi hanno avuto storicamente delle applicazioni anche in ambito militare, servivano per difesa di fatto, perché la loro funzione era essenzialmente quella di tirare su dei fili che potessero, metallici, dei carri metallici, che potessero ostacolare il passaggio di aeroplani. Dall'altra parte c'è tutto il mondo dei dirigibili. I dirigibili sono di fatto degli aerostati con un sistema di guida. I primi, cioè i palloni, sono alla balia del vento, non governano. I secondi, invece, i dirigibili sono governati, cioè possono essere quindi guidati. E tra questi si dividono, è stato già qualcuno accennato prima, tre grandi soluzioni tecnologiche, poi vedremo qualcosa in dettaglio. I cosiddetti non rigidi, o in inglese blimps, che sono il vero e proprio, forse per noi nel nostro immaginario è proprio il dirigibile, è proprio quello, cioè un pallone a forma aerodinamica caricato con un gas leggero. Poi esistono invece altre soluzioni che sono state tecnologicamente di maggior successo, tra cui quelli rigidi, in cui il guscio è rigido e il gas è contenuto all'interno del guscio rigido, e i semirigidi, che fu proprio una soluzione preferita dall'Italia, che sposava, diciamo, i vantaggi di entrambe le due soluzioni.
un minimo di storia per capire da dove veniamo e dove siamo arrivati e dove si potrebbe poi eventualmente andare. Il concetto del dirigibile a un unico padre, che è Archimede, il quale Archimede di Siracusa, il quale teorizzò il principio di galleggiamento, che vedremo fra poco. Cioè lui si accorse che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al volume di fluido che è questo sposta. Chiaramente lui l'ha teorizzato, ma poi questa cosa è rimasta lì, perché questo riguardava principalmente capire perché le navi galleggiassero. Okay? Il primo vero, potremmo dire quasi brevetto, di un'aeronave è del 1670. Francesco Lana de Terzi è il primo che codifica, almeno come concetto, l'idea di poter andare a fabbricare una nave che cammini sostenuta sopra l'aria, che venga fatta governare, fatta avanzare per effetto dei remi e da vele. Lui ha avuto un'intuizione guardando quello che era stato l'esperimento di Magdeburgo, in cui praticamente, forse molti voi lo ricorderanno, è l'esperimento in cui se uno prende una sfera fatta da due semisfere, le unisce, ne fa il vuoto all'interno, si cerca di separare queste due emisfere attraverso dei cavalli che li tiravano da direzioni opposte, quattro cavalli per parte non riuscivano a separare, a vincere la forza di attrazione generata dal vuoto fatto all'interno della sfera. E lui intuendo in quel momento che facendo il vuoto si creava una forza che teneva unite le due semiparti della sfera, e pertanto disse: ma se io vado a realizzare una nave all'interno del quale faccio delle sfere di rame, perché questo è il progetto originario suo, all'interno del quale faccio del vuoto, queste potrebbero essere in grado di navigare. Chiaramente questo era un concept, lì è rimasto, ma non c'era, siamo agli albori anche del metodo scientifico, cioè 1600. Okay? Dopodiché si passa nel 1782, in cui i fratelli Mongolfiere costruiscono la prima mongolfiera. È interessante almeno la narrazione che c'è nella letteratura, in cui praticamente l'intuizione viene stando davanti a un camino, in cui un foglio di carta viene sollevato dall'aria calda. Da questa intuizione un fratello dice all'altro: allora, la cosa la possiamo, perché non la sviluppiamo per fare il volo umano? E dopodiché loro riescono nel 1782 a fare la prima vera mongolfiera. Questa cosa ha un successo immediato. 1785, Jean-Pierre Blanchard, che è il primo vero pilota aeronautico, fa la traversata della Manica. Se ci pensate, sono passati soltanto 3 anni, questi cominciano a essere dei temerari incredibili, questi si avventurano senza alcun tipo di dispositivo di previsione, di sicurezza, di quant'altro, e attraversa la Manica con una mongolfiera. Il primo vero dirigibile viene concepito e realizzato come prototipo nel 1852 da Henri Giffard, quindi della scuola sempre francese. Dopodiché la cosa si migliora negli anni 70. Il primo vero prototipo, che però verrà poi inizialmente abbandonato e poi ripreso dai tedeschi, in particolare da Zeppelin, è il primo, lo si ha nel 1900 con il primo dirigibile rigido, a guscio rigido. 1920, l'era dei dirigibili è già pienamente sviluppata, si arrivano a costruire dal 1911 al 1917, lo vedete lì, ma poi lo riprendiamo dopo, una serie di dirigibili sempre più grandi, e a questo punto, dato che non aveva senso fare una cronistoria tipo lineare, io ho preferito riportarlo questa volta in verticale per vedere qual è lo sviluppo dei dirigibili nei vari paesi, in un periodo che di fatto riguarda mediamente 30 anni, 40 anni, dal 900 al 940, forse per gli Stati Uniti o qualcosa di più, perché si arriva anche all'ultimo dirigibile che ha volato fino al 1960. Come vedete, la Germania con gli Zeppelin ha uno sviluppo tecnologico straordinario, arriva a fare l'ultimo, che è il Lindenburg, l'LZ-129, con una lunghezza finale di 237 metri. Nell'immaginario collettivo l'incidente del Lindenburg a New York è la fine di un'era, traccia la fine di un'era, perché con questo incidente che ha un unico più che difetto, ha avuto l'unica sfortuna rispetto agli altri incidenti che c'erano già stati, perché non era il primo incidente
che c'era, anche se il numero di incidenti per numero di voli e ore volate dai dirigibili è veramente un record straordinario, cioè è un numero bassissimo che ancora oggi fa compete con quello degli aeroplani. Ebbene, però è stato il primo incidente di fatto trasmesso in diretta, perché nel 1937 i cinematori riprendono l'atterraggio dell'arrivo dell'Hindenburg a New York, il simbolo della svastica che arriva, c'è l'incidente, vengono fatti i filmati in tempo reale e vengono mandati immediatamente nei cinema, e la gente lo vede nei cinema, dove vedeva il cinegiornale. Quindi in qualche modo l'impatto sul sociale è drammatico da questo punto di vista. È un po' come il Titanic, d'accordo? Regno Unito pure sviluppa la sua nel periodo principalmente tra prima e a cavallo della prima guerra mondiale, fino agli anni 30, la sua linea di dirigibili, preferibilmente semirigidi o non rigidi. Anche questo finisce l'era nel 1930 con l'incidente dell'R101, un dirigibile semirigido a 237 metri. Gli Stati Uniti sono quelli che in qualche modo continueranno a utilizzare ampiamente i dirigibili, soprattutto la Marina degli Stati Uniti, anche nel dopoguerra, come early warning per l'individuazione dei sottomarini al largo delle coste. E l'ultimo volo c'è nel 1960. Cioè nel 1960 la US Navy dichiara che il programma dei blimps finisce, l'ultimo volo del 1961. In Italia, stessa sorte, negli anni 30 abbiamo tutta la storia, fino agli anni 30, di cosiddetti semirigidi, di cosiddetti dirigibili Forlanini. 1930 finisce l'era dei dirigibili in Italia. La stessa sorte c'è negli Stati Uniti, nell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica pure fino al 1938 ha una flotta di dirigibili, ne rimangono un paio praticamente di uso civile fino al 1950, dopodiché incidente anche in quel caso con l'SSSR V6, 237 metri, nel 1938 c'è un incidente in fase di atterraggio, muoiono più di 37 persone di equipaggio, dopodiché l'Unione Sovietica smantella il programma dei dirigibili, rimane, ripeto, un paio di uso civile, ma che nel 1950 non hanno messo in atterraggio. Principio di funzionamento, veloce. Il principio di funzionamento è quello che abbiamo detto di Archimede, cioè se io prendo un fluido, un solido e lo metto, un corpo, lo metto immerso all'interno di un fluido, questo riceve una spinta che è causata principalmente, questo non l'aveva veramente intuito Archimede, però si comprende velocemente da un minimo di fluidodinamica, dalla differenza della quota, cioè la pressione esercitata dal fluido sul corpo dipende dalla quota, cioè dalla colonna d'acqua. Noi andiamo a pensare che il nostro corpo che mettiamo all'interno del fluido è fatto di fluido stesso, è facile calcolarci velocemente quale sia la differenza di pressione tra una quota e l'altra. Questa differenza di pressione è proprio la forza di galleggiamento. A seconda della densità, quindi del corpo che andiamo a immergere, se è più denso del liquido che lo ospita, questa forza sarà comunque negativa e il corpo andrà a fondo. Ma se noi riusciamo a muovere abbastanza volume, tale che la densità media del volume spostato diventa più bassa di quella del fluido che lo occupava prima, noi otterremo che al netto delle differenze di pressione questa forza è positiva e quindi praticamente abbiamo una spinta di sollevamento. Le stesse considerazioni che si possono fare per i liquidi si fanno per i gas, con l'unica differenza però che la formula è questa che vi ho riportato prima, cioè la forza di galleggiamento è data ρ g per V, ρ è la densità del mezzo, g è la forza di gravità, l'accelerazione di gravità, V il volume spostato. Ora il problema qual è? Il problema è che quando trattiamo con dei gas, la densità del gas non è una costante, ma varia. Dipende dalla pressione e dalla temperatura, secondo la legge universale dei gas. E nel caso specifico delle aeronavi abbiamo il problema che la pressione varia con la quota. E quindi qui lo vedete in quello schema in cui, partendo da quota 0, dove la pressione è massima, andando verso quote sempre più alte, in particolare fino a 20-30 km di quota,
vediamo che c'è quasi una caduta esponenziale di quella che è la pressione. Quindi minore la pressione, minore la pressione, certo, e minore la densità del gas, e pertanto minore diventa la forza di galleggiamento. Allo stesso tempo c'è il problema della temperatura. Se io mi sposto lungo la quota, vado verso quote più alte, mi accorgo che la temperatura, almeno fino a 10 km, la temperatura decresce quasi linearmente, lo vedete nel primo tratto. Inizialmente quindi la pressione diminuisce, la temperatura diminuisce, gli effetti parzialmente si compensano, però in realtà quello che comanda è la caduta della pressione con la quota. A questo punto è come possiamo operare. Possiamo operare nel modo più semplice, che è quello con cui lavorano le mongolfiere, per cui invece che lavoriamo sempre con aria, quindi noi andiamo a catturare un volume, riuscite a vedere forse il mio mouse, sì, un volume di aria, e lo rendiamo, tra virgolette, più leggero dell'aria circostante, quindi creando una differenza di densità, ad esempio proprio con la temperatura, quello che fanno le mongolfiere. Si scalda il gas all'interno l'aria all'interno dell'involucro, la densità si abbatte e si crea una differenza quindi di densità tra il fluido esterno, che è l'aria, il fluido interno, che è più caldo, e questa differenza di densità è responsabile proprio della nascita di una forza di galleggiamento, per cui il pallone prende e si alza. Chiaramente questo metodo è abbastanza poco efficiente, se ci pensate, perché in un sistema devo portarmi il combustibile per scaldare l'aria e poi soprattutto c'è il problema di governare la temperatura del fluido. L'alternativa è utilizzare dei gas più leggeri dell'aria. Sui gas più leggeri dell'aria abbiamo diverse scelte. Abbiamo l'idrogeno, l'elio, il neon, l'ammoniaca, il metano e il gas da carbone. Come vedete, io vi ho portato una tabella che dà immediatamente un'idea, che non è che ce ne siano poi tantissimi di gas che possono essere utilizzati. La cosa importante è questo rapporto, che come vedete è il rapporto fra la densità specifica del gas rispetto a quella dell'aria. Se io arrivo a 1, praticamente non ho portanza, perché cioè non ho spinta di galleggiamento, perché praticamente ho la stessa densità del fluido circostante. Laddove ho dei valori più bassi di 1, riesco ad avere una spinta di galleggiamento. Quindi alla fine, come vedete, l'idrogeno e l'elio sono i migliori candidati, perché hanno una grande differenza rispetto in questo rapporto rispetto alla densità media dell'aria. Perché l'elio o l'idrogeno? Perché si facevano i dirigibili in idrogeno? Cioè, perché i dirigibili, principalmente quelli quelli tedeschi, quelli europei, utilizzassero principalmente l'idrogeno? Perché il problema è che l'elio è poco disponibile sul globo, cioè solo pochi paesi hanno accesso all'elio, tra questi gli Stati Uniti, che ad oggi sono i produttori del 55% dell'elio che c'è in tutto il mondo, il Qatar, che però all'epoca non si sapeva neanche che c'erano dei depositi di elio, e poi il resto sono percentuali irrisorie, per cui era molto più facile produrre idrogeno e quindi utilizzare l'idrogeno con tutte le pericolosità che l'idrogeno ha. Cioè, il fatto che l'idrogeno fosse infiammabile lo sapevano tutti, non è stata una scoperta dell'Hindenburg, per cui quando ha preso fuoco diceva perché lo facevano in idrogeno e poi prendevano fuoco. Anche se poi sull'Hindenburg ci sarebbe da discutere, perché sulle vere cause di quell'incidente ancora non è stata fatta chiarezza. Bene, quindi praticamente l'idrogeno diventa il gas di elezione per i dirigibili dei primi anni 30, dal 60 in poi, diciamo dalla fine degli anni 50 in poi, praticamente il gas ormai non è proprio preso più in considerazione l'idrogeno per i motivi di sicurezza, e quindi si considera l'elio, anche perché adesso c'è un accesso maggiore nello scambio con paesi come gli Stati Uniti. Non vi voglio annoiare molto su come erano organizzati strutturalmente questi oggetti, però giusto perché l'abbiamo citato all'inizio, dare un'idea delle differenze strutturali e perché si può fare un dirigibile di tipo non rigido, uno semirigido e uno rigido, sta principalmente nel fatto che, vediamo quali sono gli elementi costruttivi più rilevanti. Il cosiddetto dirigibile non rigido non è altro che un involucro che sta in piedi, cioè mantiene la forma, proprio perché all'interno di questo c'è un gas pressurizzato, ok, una pressione più alta, che consente il sostentamento dell'involucro stesso. C'è un problema però,
perché se io vado in quota, per effetto della diminuzione della densità dell'aria e soprattutto per l'effetto di temperatura, posso avere che ho la necessità di dover in qualche modo controllare la pressione all'interno dell'involucro stesso. E questo lo si fa attraverso questi dispositivi, che sono i cosiddetti air ballonet, tradotto in italiano pallonetto, che non sono altro che dei sottoserbatoi all'interno dell'involucro stesso, che però sono riempiti di aria e che vengono gonfiati o sgonfiati a seconda dell'esigenza. Se noi li facciamo espandere, li facciamo comprimere e quindi facciamo espandere l'involucro, avremo maggiore portanza e il dirigibile può salire ancora più in quota. Se dobbiamo scendere, semplicemente ne aumentiamo il volume in aria in modo tale da ridurre poi la spinta e quindi poterlo farlo scendere. Allo stesso modo ne potremo governare il pitch and roll, cioè il peccheggio. L'alternativa però completamente opposta è quella dei dirigibili rigidi. I dirigibili rigidi sono un involucro rigido con forma aerodinamica che si autosostiene perché è una struttura rigida. Sto sforando? 5 minuti. 5 minuti, ok. All'interno del quale viene invece contenuto il gas. Vabbè, questo l'ho accennato, quindi la possibilità di governare attraverso il pitch and roll. Vado velocemente sulla questione dei materiali. Allora, la cosa sconvolgente è che se voi andate a vedere la storia dei materiali utilizzati fino al 1933, è che essenzialmente queste grandissime macchine venivano realizzate con cotone, legno, corda, principalmente ferro e poi in alternativa l'alluminio, ma l'alluminio arriva molto più tardi per fare le strutture interne. Ma non solo, legno. Per cui i primi grandi dirigibili, questo per esempio, che sono i cosiddetti, dove erano? Aspettate, li trovo. Gli stessi dirigibili tedeschi prima dello Zeppelin erano enormi strutture fatte in legno, fatte in compensato. Questo è un esempio, sta nel museo dello Scottish National Museum of Light in Scozia, in cui si vede il compensato utilizzato per fare proprio la pannellatura rigida, all'interno del quale poi venivano messe il gas tag, cioè gli involucri con il gas per poterlo portare in quota. Capite bene? Quindi erano macchine estremamente fragili, macchine per le quali la progettazione veniva fatta veramente in maniera molto grossolana, perché erano fatte con le regole della scienza della costruzione e a moltissime delle implicazioni di tipo aerodinamico all'epoca non erano ancora completamente conosciute. Capite bene i problemi di utilizzare il legno rispetto per esempio a quella questione dell'umidità o dell'acqua o della pioggia. Gli Zeppelin sono una rivoluzione da questo punto di vista, perché sostituiscono la struttura interna dello stesso dirigibile con una struttura in alluminio, questa volta rivestita però di tela preimpregnata di gomma. Quindi i grandi dirigibili come quelli dello Zeppelin continuano a utilizzare cotone preimpregnato in gomma. Tutto questo, la tecnologia è tutta qui per decenni, ed è incredibile come ci sia arrivati poi a costruire macchine di così grandi dimensioni, l'ultimo Zeppelin di 230 metri, in grado di poter fare 3 volte alla settimana la spola tra Berlino e il Perù. Ok? Quindi, era una macchina veramente... a me questa cosa, come ingegnere aeronautico, mi ha veramente colpito. C'è una novità praticamente nel 1926 in cui praticamente si sostituisce l'involucro stesso, non più fatto in legno, ma viene proposta una soluzione, viene realizzato un prototipo poi operativo che è lo ZMC2 utilizzato dalla Marina degli Stati Uniti, completamente fatto in alluminio. Questi erano pannelli di alluminio rivettati all'interno dei quali venivano messe poi il gas bag. Quindi l'intera struttura, l'intero involucro che vedete di questo dirigibile è fatto d'alluminio, cosiddetto metal clad.
Giusto per evitare il darvi un altro messaggio, perché si facevano questi dirigibili sempre più grandi? Perché c'è un problema di vantaggio economico. Cioè, la cosa interessante dei dirigibili è che diventano economicamente vantaggiosi più grandi sono. Perché più grandi sono, si riesce praticamente ad avere che la portanza lorda cresce con il cubo della dimensione, e questo non supera poi di molto il peso. E l'altro problema è che si riesce a compensare con la dimensione lo sforzo circonferenziale. Praticamente quello che succede quando voi prendete un pallone è che un pallone si comporta come un serbatoio pressurizzato con un fluido all'interno, e pertanto lo sforzo circonferenziale, cioè la sollecitazione che nasce circonferenzialmente sull'involucro, è una funzione diretta del diametro, per cui maggiore è il diametro a parità di pressione che ho all'interno del mio serbatoio, maggiore sarà lo sforzo che avrò sul mio tessuto, e questo pone un problema sulla resistenza strutturale dei materiali che devo utilizzare. Ripeto, si utilizzava il cotone ha una bassissima resistenza meccanica. Pertanto, per poter superare questo tipo di problema, conveniva all'epoca farli rigidi e farli molto molto grandi, perché più è grande più è facilmente governabile, e soprattutto in termini di costi di realizzazione il costo non va in maniera proporzionale con le dimensioni. Chiudo. Se noi andiamo a vedere, l'ho riportato in questo diagramma, l'evoluzione, vedete sotto, l'evoluzione di quelli che sono i cosiddetti nuovi materiali, cioè la rivoluzione dei materiali comincia con l'inizio del Novecento, in cui vengono introdotti nel mercato, ma soprattutto nella conoscenza, i cosiddetti materiali sintetici. Quindi si comincia a fare, viene scoperta la resina fenolica, la bakelite, il teflon, viene inventato il fiberglass, cioè la fibra di vetro. Negli anni 50 viene introdotto il processo di estrusione per i materiali compositi, per i primi compositi a fibra. Viene inventato il mylar, che sarebbe una fibra di poliestere. Quindi se voi vedete l'evoluzione nel tempo dei materiali, se guardate bene, la grande rivoluzione dei materiali, cioè si passa dai materiali, dall'ingegneria dei materiali ai materiali ingegnerizzati, proprio nel periodo degli anni 30, anni 40, successivamente alla fine degli anni 40, quindi con la fine della seconda guerra mondiale, che coincide però con la fine dell'era dei dirigibili, cioè proprio allora, cioè negli anni 40, quando cominciano a esserci disponibili i materiali che sarebbero serviti per rendere più efficaci e più efficienti dirigibili, in quel momento finisce l'era dei dirigibili. Questa cosa ha fatto sì che ultimamente, tant'è che nel 1940, e poi chiudo, esce un articolo da uno degli attori principali dei dirigibili, diciamo, nel periodo della preguerra negli Stati Uniti, il quale fa uscire un articolo e dice: il dirigibile è morto, cioè non c'è più spazio per il dirigibile rispetto all'aeronautica, che ormai è in mano alle aerolinee, e quindi non c'è più futuro per l'aeronave. La domanda è: ma questo è proprio vero? Allora, io questo è l'argomento che sarà sicuramente delle presentazioni che verranno dopo di me, però vi ho riportato un diagramma che ho trovato proprio recentemente, ed è estratto da un rapporto del 2011 presentato al Congresso degli Stati Uniti per rendicontare l'attività di visione e intervento che c'era stato negli anni precedenti, quindi parliamo dei 6-7 anni precedenti, mirato proprio al riutilizzo dei dirigibili. Qualcuno ha parlato prima di dire che il dirigibile adesso viene stato ripensato per la funzionalità, ed è effettivamente così. Oggi non si pensa più ad un unico strumento, ad un'unica macchina in grado di poter fare tutto, porta le persone, trasporta beni, può avere funzionalità di tipo militare, oppure fa comando e controllo. No, ci sono soluzioni possibili, diverse, per ognuna di queste funzioni di cui abbiamo parlato, di cui ho velocemente accennato. E le dimensioni variano a seconda della quota e della funzionalità che uno vuole ottenere.
Qua vedete, in questo diagramma, e ognuno di questi sketch ha avuto un dimostratore tecnologico, cioè vuol dire che qualcosa è stato realizzato, costruito e fatto volare. Si parte dalle cosiddette piattaforme per intelligence, sorveglianza e riconoscimento ad alta quota, quindi 20-30 km di quota, che sono grandi quanto la Nimitz, cioè sono dei mostri dal punto di vista delle dimensioni, qualcosa che è grande 300 rotti metri, per andare ad avere invece a soluzioni più piccole, mirate, per esempio per oggetti che devono essere in grado di portare in quota degli altri oggetti, che possono essere sensori, che possono essere sistemi d'arma, che possono essere trasmettitori. Per arrivare poi ancora a quota più bassa, con dimensioni diverse, i cosiddetti, le piattaforme sempre per riconoscimento di bassa quota, quelle che vedete qui, e per arrivare poi infine ai cosiddetti airlift, cioè quelli deputati al trasporto di beni di grandi masse. Bene, l'intera visione del sistema di difesa degli Stati Uniti prevedeva un intero ecosistema di dirigibili. Non ho idea di come stia andando avanti questa cosa, però mi ha colpito positivamente che alla fine del 2011 c'era un report che rendicontava qual era lo stato di avanzamento operativo di un'idea di questo tipo. Quindi io credo che ci sia ancora spazio per il dirigibile, chiaramente però su ambiti molto più dedicati, su missioni molto più specifiche, sui quali lo spazio ancora c'è. Mi scuso per aver sforato oltre il tempo, grazie dell'attenzione. Grazie per lo svolgimento sintetico di un tema tanto ampio, proprio dire, in accordo con la natura del mezzo, un tema molto ampio. Adesso, dopo questa introduzione, ci ha ricordato le principali caratteristiche e sfide del più leggero dell'aria. Diamo la parola a Claudio Sicolo, che si occupa ormai del tema del dirigibile in senso storico da 5-6 anni, avendo prodotto diversi libri su un nobile, su una ricerca iniziata proprio con le cause del disastro del dirigibile Italia, che poi di lì si è ampliata e spostata via via. Oggi il dottor Sicolo ci parla, diciamo, del dibattito fra aeroplano e dirigibile, presi in senso utilitaristico, in senso sia commerciale sia militare, tra uno un grande teorico qual è Giulio Douai e l'altro un invece tecnologo, un progettista qual è Umberto Nobile. Douai, assoluto avversario del dirigibile fin da quando l'ha visto, dimostrando la sua appunto capacità profetica, e Nobile difensore del dirigibile anche quando ormai l'aeroplano aveva indicato che la strada era un'altra. Claudio questo l'ha ricercato anche con documenti, testi eccetera, come sa fare lui, poco noti, e ci racconterà questo dibattito, questo scontro a distanza con della documentazione inedita. Vorrei che la tenga però sotto controllo, perché lui, diciamo, anche lui tende a espandersi come il gas, quindi sarò molto attento. Hai ragione. Buonasera, grazie comunque il CESMA che mi ha dato la possibilità di fare questo intervento, ma anche insomma di collaborare all'organizzazione del seminario. Dunque, devo recuperare lo sforamento del professor Bonora, quindi vi dirò subito che non seguirò le 40 slide che ho preparato, peraltro saranno scaricabili dal sito del CESMA, alcuni poi verrebbero anche date in stampa, e quindi farò una sintesi cercando di individuare i punti più interessanti. Ho scelto un anno, il 1921, come riferimento per questo problema del confronto tra il più leggero dell'aria e il più pesante dell'aria. Le mie indagini ancora in corso sono nate dal fatto che in quell'anno, tra giugno e ottobre, l'unico grande avversario, pervicace avversario, dei dirigibili fu Giulio Douai. Il CESMA, come voi sapete, è il centro studi Giulio Douai, quindi ho
occorreva anche spiegare questa tematica, come si ricollega a questo pioniere dell'aeronautica. Bene, Giulio Durè fu in effetti il più grande pervicace avversario dei dirigibili dall'inizio della sua carriera fino alla fine. Nel 1921 scrisse queste parole che io vorrei leggere perché sintetizzano tutta la questione sul suo giornale Il Dovere, il 27 giugno 1921. Da oltre 10 anni, cioè da quando l'aeroplano nacque, noi andiamo affermando che il dirigibile deve scomparire perché il dirigibile fu e sarà inferiore all'aeroplano. Da oltre 10 anni i fatti hanno seguitato a comprovare la nostra affermazione. Durante questo tempo l'aeroplano ha trionfato in tutti i campi, si è imposto dovunque, si è perfezionato in tutti i sensi, mentre il dirigibile ha prolungato la sua agonia, sforzandosi a dimostrare la sua incapacità di rendere qualsiasi utile servizio sia in pace che in guerra. Se noi avessimo per l'aeronautica un bilancio illimitato, nessun male ci sarebbe che qualche appassionato si divertisse a gonfiar vesciche, ma il nostro bilancio aeronautico è più che misero, perciò il disperdere una parte del gonfiamento di vesciche rappresenta un errore se non una colpa. Le uniche azioni che in guerra il dirigibile fu capace di compiere furono qualche bombardamento aereo di notte in favorevoli circostanze atmosferiche, niente altro. Per i servizi di pace il dirigibile non serve a niente. Il suo costo di costruzione e di gestione è talmente elevato che esso non può penetrare negli usi commerciali. Tanto è vero che mentre l'industria privata, nonostante tutto, si occupa di aeroplani, il dirigibile non riesce ad uscire dall'industria statale, che, come ognuno sa, si occupa specialmente di gettare al vento i denari di Pantalone. Questa è una lettera che Giulio Durè pubblicò sul suo giornale Il Dovere nell'estate del 21 ed era diretta al ministro della guerra. Qui c'è tutta la questione del 21, cioè si, era finita la guerra da qualche anno e c'era area di smobilitazione dell'aeronautica, mentre non si intravedeva una, ancora una prospettiva. E dunque diversi assettori delle prospettive dell'aeronautica proponevano delle soluzioni. Qui si fa appunto riferimento alla scarsità dei bilanci e quindi dice il Durè: abbiamo pochi soldi, dobbiamo investirli in un'unica direzione, non possiamo investirli dappertutto, e quindi la sua scelta era appunto per l'aeroplano. Ora, nell'ottobre di quell'anno il Durè pubblica per la prima volta come appendice del suo più famoso libro Il dominio dell'aria un documento di elementi di aeronautica, cioè spiega come mai, perché il dirigibile non potrà mai essere uno strumento di vera aeronavigazione. E quindi completa con questa appendice l'invettiva che aveva esposto prima sul suo giornale Il Dovere. Nello stesso anno Nobile pubblica un suo lavoro, una sua ricerca per dimostrare che il dirigibile non compete come aeroplano, ma poteva essere utilizzato come mezzo di trasporto nella aeronautica civile. Quello che mi è interessato in tutta questa vicenda è la ricerca di una trama teorica, cioè c'è qualcosa alla base delle argomentazioni, delle varie posizioni, degli scontri, che è rimasto fermo nel tempo, e cioè una teoria
dell'aeronavigazione che risale a 10 anni prima di queste del dovere, di queste lettere, di queste dispute. Infatti dice il 2, dice da oltre 10 anni. In effetti il problema della, ecco qua, il problema del confronto o dello scontro tra tra il dirigibile più leggero dell'aria e l'aeroplano nasce alle origini della storia dell'aeronavigazione militare italiana. Nel 1908, il 3 ottobre, decolla da Vigna di Valle il numero 1, cioè il primo dirigibile militare italiano, progettato da Ottavio Ricalconi e da Arturo Gaetano Crocco. Vedete qui ci sono delle immagini di che cosa fosse questo dirigibile. Aveva una navicella sospesa, la navicella altro non era che una barca spinta da un solo motore e due eliche. L'anno dopo arriva in Italia Will Wright e fa delle esercitazioni, delle manifestazioni per promuovere il suo aeroplano a Centocelle. Ecco, da questi due fatti nascono le teorie, le interpretazioni, le strade che l'aeronautica poteva intraprendere, il più leggero e il più pesante. Gaetano Arturo Crocco in realtà è l'ingegnere ufficiale del genio che riuscì a fissare alcuni principi generali teorici che dovevano poi essere ripresi dallo stesso Douai. Nel 1909, li ho sintetizzati qui, nel 1909 egli imposte il problema aeronautico dal punto di vista teorico, individuando il legame che c'è tra la potenza del motore che spinge l'aeroplano, che spinge il più leggero, cioè il dirigibile, e la velocità. Individua le formule generali per cui per il dirigibile c'è un rapporto tra potenza del motore e velocità cubico. Vedete qui c'è la formula: potenza del motore, fattore costruttivo, tonnellaggio, velocità propria, cioè la velocità in assenza di vento. Per l'aeroplano invece abbiamo un rapporto diretto con la velocità, per cui abbiamo potenza, fattore costruttivo, tonnellaggio, velocità. Questo porta immediatamente ad una previsione teorica, ecco il valore di profezia di Gaetano Arturo Crocco. Se la velocità si rapporta alla potenza del motore in via cubica per il dirigibile, in via diretta invece per l'aeroplano, vuol dire che gli sviluppi della velocità dei due mezzi saranno molto differenti nel tempo. E cioè, per ottenere il doppio, per poter raddoppiare la velocità di un dirigibile, occorreva costruire dei motori 8 volte più potenti. E dunque la difficoltà di poter prevedere lo sviluppo del dirigibile per ovvie ragioni.
Ora, se la velocità di un dirigibile rimane limitata, bassa, l'immediata conseguenza è che il dirigibile non sarà mai veramente governabile, perché il problema dell'aeronavigazione non è solo quello di dare un movimento, cioè di far spostare nell'aria il mezzo, ma è quello di combattere il vento. Cioè un mezzo aereo, per poter essere, come diceva Crocco, veramente dirigibile, cioè per potersi veramente spostare rispetto al suolo, cioè alla superficie, compone la sua velocità propria con quella del vento. E dunque solo gli aeroplani potevano avere un destino positivo, perché più la tecnologia sviluppava appunto la velocità, maggiore sarebbe stata la sua dirigibilità. Ora, se la dirigibilità è positiva, allora ne conseguono una serie di vantaggi. Intanto esiste la possibilità di programmare dei voli regolari, cioè di avere un numero di giornate volabili, quindi probabilità di navigazione e navigabilità maggiore rispetto ai dirigibili. I dirigibili non possono volare quando hanno una velocità simile, vicina a quella del vento. Queste considerazioni di Gaetano Arturo Crocco lo portano ad una conclusione, e cioè che gli aeroplani sarebbero stati più utili in guerra e invece i dirigibili sarebbero stati, diciamo, utilizzati in modo integrato, insomma, complementare, per altri usi in pace, anche per trasporti. Questa riflessione di Crocco viene immediatamente presa da Douai all'inizio della sua carriera, cioè nel 1910, pubblica immediatamente sul giornale La Preparazione la sua prima teoria sulla aeronavigazione e sferra lì in modo già compiuto il proprio attacco ai dirigibili. Cioè i dirigibili non possono aver futuro, cioè se la loro perfettibilità in quanto a velocità è così lenta rispetto all'aeroplano, non possono i dirigibili essere utilizzati né in guerra e né in pace. E nel 1911 scrive quella famosa appendice teorica che noi ritroviamo nel 1921. In sostanza, l'attacco di Douai nel 1921 ai dirigibili, e quindi a quegli investimenti pubblici che ne volevano promuovere il futuro, era già stato scritto 10 anni prima. E se si confronta i testi del 1910-11 scritti sulla preparazione e l'appendice al dominio dell'aria, troviamo testi assolutamente simili. Io qui non è il caso di approfondire come dire, in modo più tecnico l'analisi fatta da Douai nel 1921, però ho voluto riportare, e qui per il momento posso anche concludere, uno schema che lui aveva preparato per spiegare come mai i dirigibili non fossero dirigibili, non avessero la possibilità di navigare con sicurezza. In alto a sinistra vediamo che se
l'aeronave non ha una velocità propria, non si può spostare solo col vento e quindi non ha nessuna navigabilità. Qualora invece ha una, diciamo, abbia una velocità minore del vento, c'è un'ampia zona di inaccessibilità a sinistra, vedete colorata in rosso, per cui ha una possibilità di dominare l'aria abbastanza limitata. Se invece è uguale al vento, quest'area si aumenta, si espande, la zona verde è l'area navigabile, la zona rossa è quella non navigabile. Quando invece la velocità propria è maggiore del vento, l'ultimo schema in basso a destra, tutta l'area è navigabile. Così schematizzava con una rappresentazione geometrica qual era appunto il vantaggio dell'aeroplano rispetto al dirigibile. Io vorrei sospendere perché avremo modo, qualora ci fosse... 4-5 minuti ci sono. Va bene, allora, il 1921, e qui parlo con degli storici di primo livello, fu un anno importante nella storia dell'aeronautica italiana, perché fu un anno alla vigilia della nascita dell'aeronautica come forza armata indipendente nel 1923, e si colloca in una fase in cui le problematiche legate alla prospettiva dell'aeronautica nel dopoguerra erano venute a decisioni importanti. Due erano i problemi dibattuti nel dopoguerra. Il primo era quello della necessità di razionalizzare le forze aeronautiche in campo, cioè di creare un ente unico di governo, un commissario unico per l'aeronautica e poi un ente unico di gestione. E l'altro era appunto il problema di fare delle scelte per quanto riguarda in quale direzione investire, cioè se sul più leggero dell'aria o sul più pesante. In genere tutti convennero che occorresse creare un ministero centrale per razionalizzare le forze in campo. In questa fase molto turbolenta si innestavano le polemiche legate alla smobilitazione, cioè al fatto che tutto l'arsenale, comunque tutte le risorse che erano state impegnate nella Prima Guerra Mondiale, venivano svendute con una certa facilità. Qui in questa scheda ho sintetizzato alcuni punti che nel mio ultimo libro ho cercato di raccontare in modo più diffuso, però ecco, vi richiamo un momento. Tra il 1919 e il 1921 si alternarono al governo diverse personalità. Ma la sensazione generale è che non c'era una certa trascuratezza e che in realtà dilagasse una certa corruzione. In questa fase turbolenta si innestano i momenti politici e quindi dal 19 c'è il primo programma fascista
di, lanciato da Benito Mussolini da poco d'Italia, si alterna nel 1920 una presa di posizione di Filippo Turati, socialista riformista alla Camera, e poi si giunge, dopo le elezioni del giugno 21, alla costituzione di un gruppo parlamentare misto tra socialisti e fascisti dedicato all'aeronautica. Nel frattempo i giornali presero parte alle discussioni e furono animati dal problema dei Renzi e dal problema anche di lavoratori che erano impegnati in particolare nello stabilimento costruzioni aeronautiche a Roma. E quindi c'è tutto un dibattito che cessò violentemente con l'avvento di, insomma, di Mussolini al potere, e che disegnando all'inizio del 23 una situazione abbastanza più tragica di quella che fosse dell'aeronautica, lanciò appunto la costituzione della regia aeronautica. Questo era un periodo molto turbolento nel quale appunto le invettive, comunque le prese di posizione assai forti di due ebbero luogo. Grazie. Grazie, ringrazio Claudio Sicolo per questa introduzione che è garantita dell'anima che ha dovuto cambiare, che è il punto di vista dirigibilistico, diciamo, quindi il controbattere le posizioni due sarebbe stato altrettanto interessante, e ci riporta veramente a quel buco nero che c'è fra la fine del 18, prima guerra mondiale, di cui col centenario abbiamo sentito parlare anche troppo, e il 23, il prossimo centenario in arrivo. Ci sono questi 5 anni e mezzo ricchi di spunti, di dibattiti, quello al quale Claudio ci ha accennato con grande interesse. Appunto c'è tutta la discussione su cosa vogliamo fare, come vogliamo farlo e con quali mezzi, che poi sono sempre la discussione di qualsiasi Stato Maggiore, di qualsiasi politica di sicurezza e difesa. Una interpretazione, diciamo, contemporanea, anzi proiettata nel futuro, di queste tre variabili ce la darà adesso il colonnello Marco Galgani dell'ufficio Spazio, un ufficio che, dello Stato Maggiore Aeronautico, che sicuramente né due né nobile potevano immaginare, ma che tra le altre cose si occupa anche di possibili impieghi del più leggero dell'aria. Vediamo, sono sicuro che toccherà nella sua presentazione anche come mai il più leggero dell'aria l'abbiamo ficcato dentro a un ufficio Spazio, che probabilmente nelle discussioni che dicevo prima era un po' diciamo controintuitivo, invece vedremo che ci si colloca perfettamente. Sì. Dopo l'intervento del colonnello Galgani avremo la pausa, perché il bar è aperto fino alle 18 e quindi per sfruttare l'ultima finestra come dire, logistica, facciamo la pausa dopo il suo intervento e riprendiamo successivamente, siamo rifocillati. Bene, prego colonnello, grazie di essere qui, di questa presentazione che sicuramente era più originale, la meno attesa dal punto di vista dei contenuti, più attesa come sorpresa, la meno scontata dal punto di vista dei contenuti. Prego. Va bene, vedremo le motivazioni per cui l'ufficio Spazio dello Stato Maggiore tratta anche le piattaforme stratosferiche. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera signori generali, sono felice di essere qua, ringrazio gli organizzatori per aver invitato appunto lo Stato Maggiore a dare quella che è la visione dell'impiego di queste piattaforme, che sono un po' macronipoti dei dirigibili, che avrebbe mai detto che negli anni cui siamo avremmo ripensato a utilizzare i dirigibili, che di fatto furono, diciamo, abbandonati perché provocavano diversi incidenti mortali, e quindi furono abbandonate questa idea. E, però oggi di fatto queste piattaforme che stiamo studiando sono senza pilota, quindi sono unmanned, quindi il rischio, diciamo, non c'è, e la tecnologia ci ha permesso di adottare determinate soluzioni che ci permettono l'impiego. Come già detto, lavoro lo Stato Maggiore, e perché l'ufficio Spazio tratta questo? Adesso lo vedremo.
farò una introduzione, anche un po' storica. Definiamo qual è quello che è lo Stato Maggiore, l'aerospazio e lo spazio, questi ambienti, che sembrano, come sigla, sono per noi un continuous, anche per i nostri compiti. Vedremo perché le piattaforme stratosferiche, faremo, scusate gli acronimi, un po' di inglesismo, un punto di situazione su quello che stiamo facendo e un po' quello che stiamo progettando di fare, una delle conclusioni e poi delle domande magari lo faremo nell'intervallo. Anzitutto uno scorso storico, ho messo qualche foto per, giusto per ricordare che nel neanche 100 anni il progresso tecnologico è stato veramente incredibile. Dal volo dei fratelli Wright nel 1908, ricordo che il velivolo, il flyer, volava a 3 metri da terra per qualche minuto e in poco tempo si è arrivati a velivoli che arrivano poi più alte, ancora non pressurizzati. Nella foto centrale c'è proprio il primo volo della Italia nel 1947. Poi Yuri Gagarin, quindi, che è il primo uomo, no, che fa in orbita, e qua da qua si parte, si inizia anche l'America, inizia, abbandona un po' gli studi quelli che sono dell'atmosfera, che pure proprio lo faceva, lanciando dei razzi dal Tavolino al Salto di Liguria con delle nubi di sodio all'interno per vedere, no, nell'atmosfera cosa accadeva. Inizia la corsa allo spazio, la parte, diciamo, dell'atmosfera, lo studio, il volo di persone viene abbandonato per la corsa allo spazio. Abbiamo il nostro generale Broglio che con il progetto San Marco lancia il primo satellite, terza nazione al mondo, lancia il satellite nel 65, l'uomo sulla Luna e poi tutto. Però considerate questo per capire che in brevissimo tempo si è passati dai fratelli Wright nei 70 anni, poi nei 70 anni allo shuttle nel 1981, Columbia, di fatto il primo spazio plano, perché decollava come un razzo ma riatterrava come un velivolo andando nello spazio, quindi un progetto veramente importante. Ho anche un video, dov'è il portatore? Ok, vediamo, speriamo che parte. Ok, per vedere, questo è stato realizzato per il centenario della giornata del 16 dicembre dello spazio, che racchiude un po' anche i progressi fatti dall'aeronautica, perché l'aeronautica da tanti anni studia l'aerospazio e lo spazio. Partire da Mario Terzi con il suo record di quota, 17.000 metri con velivolo a pistoni, record ancora imbattuto. Già è proprio, uso studi, lancio del San Marco, la medicina aerospaziale, i nostri astronauti, 5 degli 8 astronauti sono delle rotte militari, provengono da rotte militari. Missioni Soyuz, lo shuttle. Il nostro strumento che si testa. E da sempre è stato il primo piano, già dai tempi di Guidonia, dove c'era un centro avanzatissimo, dove poi Guidonia ha fatto i suoi primi passi. L'osservazione dello spazio. Il nostro centro di Guidonia che sta tutto in ambito. Dei modelli di persone che rappresenta oggi il futuro e il volo suborbitale, è l'aeronautica ha anche un programma di volo suborbitale, purtroppo da arrivare lo scorso ottobre poi la Virgin Galactic ha avuto un problema tecnico per capire qual è stato questo progresso tecnologico così importante in questi pochi anni. Ma vediamo un po' l'aeronautica militare, quindi di fatto l'aeronautica militare lavora nel suo ambiente, da terra fino allo spazio, come un continuous, e il nostro compito principale è quello di difendere i nostri cieli, quindi finché abbiamo sovranità nazionale, quindi più o meno fino a 100 km, se accade qualcosa là, è l'aeronautica che sarà chiamata ad operare, ecco perché lo studio anche dell'atmosfera, degli ipersonici, del volo orbitale, è un qualcosa in cui lo Stato Maggiore e l'aeronautica stanno lavorando per assicurare un domani che l'aeronautica sia capace di operare in questo ambiente nuovo. Giusto per dare delle definizioni, perché si parla ufficio spazio tratta anche le piattaforme, perché di fatto l'aeronautica copre con un continuo tutto questo ambiente, a partire dalla parte prettamente aeronautica, oggi si parla fino a 15 km, i voli commerciali, ma noi
già andiamo oltre, abbiamo degli assetti, pensate all'assetto di Bezos, d'Origin, che decolla un razzo e, pur non entrando in orbita, di fatto supera la linea di 100 km, quella che generalmente viene definita come una demarcazione fra l'alta atmosfera, che noi definiamo aerospazio, e lo spazio profondo. In realtà questo confine non è proprio così marcato, perché a 100 km non possiamo avere satelliti che sono in orbita, perché lì la resistenza dell'aria è ancora troppo grande, ma abbiamo velivoli o assetti o cose che superano questa linea e poi non chiudono orbita, rientrano in atmosfera, quindi non sono satelliti. Quindi ecco perché parliamo di questo continuo, su cui l'aeronave deve guardare. Pensate ai satelliti che sono in orbita, a un certo punto finiscono la loro vita operativa e siccome comunque fino a 500 km abbiamo dell'atmosfera, iniziano a non essere più corretti da Terra e piano piano arrivano a due orbitali, cadono sulla Terra. Se sono piccole si distruggono, se sono grandi, non so se ricordate quando cade la stazione Pyongyang cinese e fortemente cade nel Pacifico, oppure all'inizio dell'anno scorso il razzo cinese, tanto famoso razzo cinese lungo marcia, e noi li monitoriamo perché purtroppo a volte accade. Oggi la tecnologia non ci permette un intercetto con un missile perché viaggiano a velocità troppo elevate, però ci stiamo lavorando. Ecco perché l'ufficio spazio tratta anche le piattaforme, perché le piattaforme atmosferiche si collocano al limite fra diciamo, il mondo aeronautico che oggi conosciamo e la parte alta atmosfera, perché sono assetti per noi, vedremo, molto interessanti. Quindi io cercherò di definire quello che è l'ambiente fisico, che se andiamo a leggere diciamo, le varie direttive anche dello Stato Maggiore Aeronautica di Difesa, li distingue, giusto per la conoscenza, lo spazio oggi è di competenza dello Stato Maggiore di Difesa, ma in realtà noi abbiamo le capacità e collaboriamo, e diciamo, le capacità di ricerca e sviluppo sono principalmente in aeronautica militare, e l'impiego operativo degli assetti, quindi se noi dobbiamo difendere i cieli, dobbiamo avere le competenze per farlo e per guardare al futuro. Ecco perché trattiamo tutti questi aspetti. E vediamo le piattaforme. Sono oggetti che derivano sicuramente sono i primi nipoti dei nostri dirigibili, ma sono da un punto di vista tecnologico molto più avanzati. Per materiali, per tecnologia, sono unmanned, quindi sono senza pilota, vengono pilotati da terra e operano comunque sempre, da ricordare, in quella che è la sovranità nazionale, perché operano all'interno, sotto, diciamo, non solo nello spazio, dove ci sono regole internazionali che dicono che nello spazio non è di nessuno, okay, ma all'interno della sovranità nazionale, questo è importante ricordarlo, ma lavorano sopra, ad esempio, la troposfera, dove avvengono i principali fenomeni atmosferici. È chiaro che la troposfera andrà attraversata, inserita in uscita, quello è un momento delicato, ma poi operano sopra, sono molto alti, va bene? E offrono dei vantaggi e vi andrò a vedere. Quali sono questi vantaggi? Chiaramente hanno una grande persistenza, possono stare per mesi, possono spostarsi, no, sono andato troppo indietro. Non so se c'è la freccia. Ok. Sono chiaramente sono motorizzati, hanno delle piattaforme con motori elettrici, hanno delle spanne isolari, quindi le posso posizionare, posso far rimanere in quel punto o magari spostare leggermente, possono osservare con dei sensori dei territori vicinori, quindi in prossimità. Rispetto a un satellite quando io lo metto in orbita, resta in orbita, non è che posso riportarlo al suolo per ripararlo. Ecco perché i satelliti costano così tanto, perché devono avere dei sistemi molto ridondanti, devono durare negli anni, mentre una piattaforma stratosferica la posso riportare al suolo, cambiare i sensori, cambiare la missione o riparare questi sensori, e quindi hanno costi a parità di prestazione, posso più o meno fare le stesse cose che faccio con i satelliti, ma con costi molto molto inferiori e con molta più versatilità. Ecco perché sono di interesse anche dal punto di vista, diciamo, militare. Quindi quello che stiamo pensando di utilizzare questi oggetti sono appunto per osservazione a terra, con sensori visibili, infrarosso, multispettrale, per sorveglianza. Io lo posiziono, ad esempio, crisi libica, posiziono, in quel caso operazione internazionale, quindi posso posizionare magari una zona di interesse e osservo, come relay di comunicazione,
parte, diciamo, intelligence, secret intelligence, guerra elettronica, oppure osservazione meteo e space weather. Ecco perché questi sono gli impieghi che noi ipotizziamo poter fare con queste piattaforme. Ma è anche un sistema, può essere anche un sistema duale, perché poi magari parleranno anche i colleghi, ma sono tante applicazioni che con una piattaforma del genere posizionata sulla sovra i cieli della nostra nazione possono aiutare in caso di crisi, in caso di calamità, ad osservare il territorio, a monitorare. È chiaro che bisogna ricordare sempre le leggi, quindi io questo assetto lo potrò utilizzare sopra il territorio nazionale o in acque internazionali, non potrò andare sul territorio di un altro Stato a meno che non ci siano degli accordi bilaterali o che sia magari in un'operazione, prima un'operazione NATO o di crisi, in cui, tipo quella libica, in cui chiaramente le forze occidentali operavano sopra anche con assetti al di sopra del territorio sovrano. Però è qualcosa che dobbiamo ricordare. Mentre ricordo che i satelliti, il vantaggio è che loro sono anche fuori dello spazio aereo, quindi fuori dell'atmosfera, quindi possono orbitare e sorvolare tutti i paesi che vogliono senza alcun problema. Per leggi del diritto internazionale. Quindi, cosa stiamo facendo? Grazie all'interessamento nel 2019 dell'autorità politica, è partito un programma, un accordo quadro fra la Presidente del Consiglio dei Ministri, che guida questo progetto, l'Amministrazione di Difesa, in particolare la NATO, che dà supporto tecnico di consulenza, e il CNR, per sviluppare un programma insieme al CIRA di una piattaforma di un dimostratore tecnologico che dovrebbe volare, essere testato al periodo del stato di guerra entro la fine di quest'anno, per poi proseguire eventualmente con uno sviluppo industriale. Molto importante, perché ci sono anche dei progetti di collaborazione internazionale a livello europeo. In PESCO sono dei programmi che guardano la collaborazione tra stati nel mondo della difesa e dei programmi della EDF, European Defense Fund, per dei progetti industriali che dovranno essere sviluppati nei prossimi anni. Quindi è molto importante stare agganciati. E proprio nella parte piattaforme l'Italia ha presentato un progetto PESCO in cui ha la leadership e partecipano anche per esempio la Francia e la Germania. Con questo io ho finito, lascio solo questa conclusione, che è un po' lo spirito anche dell'aeronautica. È chiaro che l'aeronautica è una forza aeronautica che per forza di cose deve stare al passo della tecnologia, ecco perché è una forza aeronautica molto agile e molto molto avanti, deve guardare molto avanti nel tempo e nella scienza. Con questo ho chiuso la mia presentazione. Un po' cos'è quel modello che è nell'ingresso e che cosa ci si aspetta di questa cerniera tra appunto la dimensione aerea e quella spaziale. Adesso Gianni Magni ha chiesto la parola per un momento. Grazie mille. La nostra, dopo la nostra pausa, e ci rivediamo qui alle 6:15. Scusate un attimo, ma prima della pausa abbiamo qui dei pilotoni dell'APAN. Prego, venite qua, Artioli, Pellegrino, tutti quelli che sono venuti oggi. È un po' fuori tema questo, ma è un fuori tema perché da un periodo di tempo che Giovanni Artioli, che è stato uno con me per il 21° gruppo caccia, è stato in aula con me tantissime volte, mi ha detto: Giulio, c'è gente che ti vuole dare qualcosa, qui là, eccetera, eccetera. Bisogna trovare un'occasione. Non sta a me dire queste cose, che io dovrei essere quello che ricevo, però a questo punto lui che ne parla, o vuoi dire tu una cosa, lascio loro un attimo, mi siedo e poi fate voi. Signori, buongiorno, signor generale, presidente Finocchio, chiedo scusa di questa intromissione, saremo molto brevi. Presidente ha accennato al AMPAN. AMPAN è una organizzazione, associazione nazionale personale aeronavigante, è l'equivalente, per dirla in breve, dell'associazione aeronautica nel campo dell'aviazione commerciale. Ogni anno AMPAN attribuisce un riconoscimento al personaggio che più ha dato lustro al mondo aeronautico, e quest'anno è stato scelto il generale Merini. Il generale Merini,
Io sempre nel corso successivo del Drago Terzo ero per forza costretto a essere il suo wingman e quindi lo conosco da tanti anni e so il suo valore, ma ho avuto la percezione di ampliare quella che è l'organizzazione dell'Associazione Aeronautica mettendo quella barretta Aviatori d'Italia. Aviatori d'Italia quindi è un campo molto più largo, ci siamo anche noi e i legami sono molti. Molti di noi vengono dall'aeronautica militare, molti di noi sono soci dell'associazione aeronautica, dei vari club, dei vari circoli, ma soprattutto ci tengo a sottolineare che il legame principale è l'aver avuto nelle due organizzazioni, portato queste due organizzazioni nei cieli di tutto il mondo, la propria professionalità e il proprio attaccamento alla coccarda tricolore. Grazie, cedo la parola al Presidente Emerito, il nostro Presidente Emerito, comandante Alberto Pellegrino, che tutti conoscete, un po' di storia aeronautica di questo paese. Grazie. Petto da museo. In effetti l'iniziativa è nata una decina d'anni fa, quando organizzammo, grazie alla comunità di Alitalia Forever, che presieduta da Dionisi, il nostro attuale Presidente, quando organizzammo al Museo delle Poste una mostra sulla primavera dell'aviazione commerciale italiana, cioè l'epopea nata nel 1928-29 con la Sisa, la Sana, poi confluita nell'Ala Littoria del 1934, se ricordo bene, fino all'ingresso dell'Italia in guerra. Ecco, una primavera in cui la nostra aviazione commerciale riuscì ad affermarsi nei cieli di tutto il mondo, tant'è che chiamammo quella mostra come Rondini nel cielo, proprio. E fu una mostra dove confluirono reperti individuali e pubblici di particolare importanza, quelli datici dal Museo Caproni di Trento, grazie alla presenza di Maria Fede, ovviamente, che era stato uno dei motorini organizzativi. Non a caso il gruppo che si formò in margine a questa mostra e che decide di istituire questo premio lo dedicò con la sua prima edizione alla contessa Maria Fede Caproni, che qui ricordo con un po' di commozione. E via via negli anni vari personaggi, anch'io sono stato onorato di questo premio, Giovanni, Fiorenza De Bernardi, la seconda donna, Pietro Sellini, comandante Pietro Sellini, non tanto per il suo passato militare di collaudatore, quanto per l'impulso dato successivamente attraverso la sua opera nelle nostre associazioni per allargare la conoscenza e illustrare continuamente i valori del volo e dell'attività aviatoria. E chi meglio quest'anno di del generale Mainini, per l'impulso dato anche lì non tanto e solo per la sua prestigiosa carriera aeronautica che l'ha portato fino a essere comandante della squadra aerea, come sappiamo, ma quanto fatto dopo in termini di aggregazione, la ventata data con la presidenza dell'Associazione Aeronautica, l'iniziativa del Macchi Pilot Club e appunto la sigla ricordata da Giovanni, Aviatore d'Italia, che, sotto la quale speriamo di poter aggregare ancora, grazie all'opera di Mainini, altre sigle, altre realtà, sempre per un migliore sviluppo e conoscenza del nostro mondo aviatorio. Grazie. Consegna la targa. È un onore. No, un piacere mio veramente di ricevere questo. Ed è una promessa, dato che siamo aviatori, nel centenario dell'aeronautica faremo un gemellaggio l'anno con l'acqua. Ti metto più vicino, eh? Ecco. Grazie mille. Grazie.
Bene, grazie. Allora riprendiamo con l'ingegner Cairo del CNR, che ci illustrerà quella che è la situazione attuale delle ricerche in corso sulle prospettive delle geoscienze. Geoscienze in cui rientra un po' tutto l'ambito nel quale si muovono queste piattaforme, che siano eospate o eolie. Grazie. A lei grazie per l'invito e grazie anche alla gentile ascoltatori. Chiamo Francesco Cairo, sono un ricercatore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima e in questa presentazione cercherò di accennare a come queste nuove piattaforme innovative, queste piattaforme stratosferiche, possono essere di ausilio alle ricerche del campo delle geoscienze, dell'osservazione della Terra, della geofisica e quant'altro, e della climatologia e quant'altro. Allora, quali sono le principali piattaforme osservative che vengono adoperate nello studio delle geoscienze? Innanzitutto ci sono i satelliti polari, quindi a orbita bassa, con orbite che vanno dai 1000 ai 150 km, potrebbero scendere anche più in basso, ma verrebbero molto rallentate dalla frizione con l'atmosfera, che a quelle quote è ancora troppo densa. Hanno generalmente delle orbite nord-sud con varie inclinazioni, ma mediamente sono orbite meridionali, e hanno più orbite al giorno e questo permette una copertura globale dell'osservazione su questi satelliti. E, essendo bassi, relativamente bassi, permettono un'alta risoluzione spaziale e permettono un'ampia serie di payload che vanno sia dall'osservazione passiva, cioè essenzialmente radiometri, spettrometri, ma anche osservazioni attive come radar, come radar ad apertura sintetica, come i LIDAR e quant'altro. Quali sono invece gli svantaggi di questo tipo di piattaforma? Che hanno pochissimi minuti di tempo di osservazione su un dato obiettivo. Il pixel viene visto per pochi secondi, il tempo di rivisitazione sul pixel può essere molto lungo, può essere addirittura di settimane, e quindi questo tipo di osservazione, questa filosofia, questo approccio all'osservazione della Terra non permette un campionamento temporale utile per l'osservazione di fenomeni a dinamica veloce, non è utile per il nowcasting, per esempio. Nel campo meteorologico. L'alternativa sono i satelliti geostazionari. Già i satelliti geostazionari sono fermi rispetto alla Terra in orbita equatoriale ad una quota fissa dettata dalla meccanica celeste, che è molto più alta di quella dei satelliti polari, 35.000 km rotti. Hanno un'ampia copertura, ovviamente possono guardare tutto un emisfero, ma con risoluzione spaziale bassa, perché sono molto lontani dalla superficie, e che peggiora drasticamente alle alte latitudini, ovviamente, per problemi di parallassi. Quindi, per avere una copertura globale, dobbiamo averne più di uno, in maniera che possano coprire le varie facce della Terra. E, ripeto, funzionano molto bene all'equatore, perché stanno su orbite equatoriali, però a mano che andiamo verso le alte latitudini la risoluzione spaziale diventa peggiore. Sono questi satelliti meteorologici, GEOS, METEOS, altro. Cosa abbiamo ancora di piattaforme più o meno convenzionali? Allora, gli aerei stratosferici. Questa è un filmato del Global Hawk, un aereo costruito da Northrop Grumman, attualmente in dotazione alla NASA, è un aereo unmanned con una capacità di carico intorno alla mezza tonnellata. Esistono anche aerei stratosferici ovviamente pilotati, la NASA ha l'R2, ha il VB57 che è un'evoluzione del Canberra P9 per dire, e che possono raggiungere quote interessanti, importanti, 17, 20, 22 km. L'Unione Europea insieme alla Russia, quando insomma non eravamo così ai ferri corti, ha sfruttato un aereo stratosferico russo che si chiama
M55, geofisica, con il quale ha fatto svariate missioni attorno al globo con payload misti sia europei che russi. Ovviamente, essendo molto più vicini al suolo, molto più vicini alla superficie, permettono un'alta risoluzione, sia in verticale che in orizzontale, ed essendo aerei, ovviamente permettono un servicing in tempo reale dello strumento. Lo strumento può essere modificato, può essere riparato, può essere customizzato missione per missione. Lo sviluppo dello strumento può seguire lo sviluppo della missione, cosa che non accade per le missioni satellitari, per motivi anche di certificazione dello strumento che viene montato sul satellite. In genere lo strumento sul satellite inizia a operare quando la sua tecnologia è stata già avanzata, è stata già sorpassata dagli sviluppi diciamo al suolo. Vola con tecnologie di 5-10 anni prima, diciamo, uno strumento satellitare. Gli strumenti che vanno sugli aerei, e vedremo anche poi sui palloni stratosferici, invece sono sempre al passo con la tecnologia, non solo, ma queste sono piattaforme che permettono un testing di strumentazione che poi può essere montata sul satellite. Non so se conoscete, probabilmente non conoscete, ma uno strumento importantissimo per la fisica dell'atmosfera è stato MODIS, uno spettrometro del campo del visibile e dell'ultravioletto. Tutte le procedure di calcolo di processing del dato sono state testate su un simulatore avionico di MODIS, che si chiamava MASS, e che volava proprio sull'R2, sull'aerostratosferico della NASA, e quindi ha permesso di capire come funzionava lo strumento e di capire come dovevano essere analizzati i dati che lo strumento, una volta montato sul satellite, avrebbe fornito. Le piattaforme stratosferiche sono poche, sono costose, volano poco e sono obsolescenti, per motivi che non conosco, ma oramai sembra che gli aerei stratosferici non siano più molto attraenti e quindi non ne vengano sviluppati più molti. Palloni stratosferici. I palloni stratosferici costano meno degli aerei, hanno più o meno gli stessi vantaggi, ai quali appunto si aggiunge un costo decisamente più modesto. Purtroppo i palloni stratosferici vanno più o meno dove vuole il vento. Qua ho citato un grosso progetto di Loon, del Google Loon, che faceva uso di tutta una serie di palloni stratosferici per telecomunicazioni. Questi palloni stratosferici dovevano insistere su un'area limitata, di dimensioni insomma subcontinentali. Per fare ciò dovevano variare opportunamente la quota di volo in maniera da matcharla con i campi di vento, cercando di far rimanere il pallone, attraverso l'uso appunto di ballast e di ballonet, di far rimanere il pallone in un'area limitata, ma ovviamente con tutte le indeterminazioni del caso. Quindi questo è l'UNA, è stato un progetto che ha avuto qualche successo, credo che sia stato semi-operativo in Kenya con 35 palloni aerostatici, ma credo che al momento sia stato terminato per motivi credo di diseconomicità del progetto. Cosa ha invece rispetto a queste piattaforme convenzionali una piattaforma stratosferica? Innanzitutto, stando tra i 20 e i 25 km di quota, misura in prossimità, quindi ha tutti i vantaggi relativi a una alta risoluzione spaziale e anche a un'alta risoluzione temporale, perché può librarsi sull'obiettivo. Quindi tutti quei fenomeni a dinamica molto veloce possono essere osservati in maniera che non ha precedenti. E anche qui possiamo fare un servicing dello strumento, possiamo aggiornare lo strumento alle esigenze di missione in tempo reale, mantenere lo strumento perfettamente operativo, con lo sviluppo della missione che, al contrario degli anni che servono per operare uno strumento su satellite, è dell'ordine dei mesi.
un approccio che può competere con questo potrebbe essere quello delle costellazioni di CubeSat per quanto riguarda la, se non altro la divisitazione sul singolo pixel, che può scendere anche a minuti avendo una costellazione di CubeSat diciamo un numero notevole di CubeSat. Però i CubeSat sono sempre strumenti, un CubeSat è un cubo di 10 cm e di un chilo più o meno di peso, è un'unità di CubeSat. La strumentazione che può essere utilizzata ora e verosimilmente nel futuro prossimo su questi nanosatelliti può non competere a livello di prestazioni su quella che potrebbe invece essere ospitata a bordo di una stazione stratosferica. Quindi queste piattaforme che stanno venendo studiate qui in Italia, ma insomma anche altrove, Stratobus per dirne uno in Francia, hanno un grande potenziale per quanto riguarda le tecniche osservative che possiamo utilizzare. Quali sono i campi di ricerca che possono validamente fare uso di queste piattaforme? Ovviamente i processi nell'atmosfera là dove la piattaforma si libra, ovvero l'alta troposfera e la bassa stratosfera. Siamo in una regione di quota sufficientemente alta per potersi considerare, diciamo, al contorno dei processi radioattivi della Terra, quindi tutti gli studi che guardano al bilancio della radiazione terrestre. Il ciclo dei gas serra, la qualità dell'aria perché molto spesso i fenomeni di inquinamento e di processing degli inquinanti avvengono su scale giornaliere, diurne, soprattutto quando c'è la fotochimica presente, e una piattaforma che lavora in persistenza è sicuramente molto adatta a seguire questo tipo di dinamica. La stessa, diciamo, diurnalità si ha per esempio negli ecosistemi, nello studio dello stress fotosintetico e quant'altro. Ciclo dell'acqua, le nubi, quanto dura una nuvola? Può durare un quarto d'ora, può durare alcuni giorni. Ecco qui che la persistenza e la prossimità permette di seguire la nuvola dalla nascita alla morte, e permettendo così di capire molti fenomeni che al momento sono ancora non chiari. Geofisica, interferometria, il monitoraggio dell'ambiente umano e dei suoi manufatti, le costruzioni, i ponti, il deterioramento dei manufatti umani. Entrerò un pochino più in dettaglio su ognuno di questi. Questa è una bella foto scattata nel 1991 da un astronauta a bordo dello Space Shuttle, all'epoca dell'eruzione del vulcano Mount Pinatubo, che iniettò un'enorme quantità di polvere in stratosfera. Voi la vedete questa polvere in stratosfera, sono quelle due bande parallele che stanno al di sopra dei cumulonimbi con le loro anvil. Quella è la parte nella quale andrebbe a posizionarsi una piattaforma stratosferica, e da lì c'è tutta una serie di processi di interesse per gli scienziati del clima che hanno luogo esattamente in quella regione lì. Fra tutti, forse voi, ora io li stati lì non entro nel dettaglio perché diventerei noioso, ma sicuramente tutti avrete sentito parlare del geoengineering, la possibilità di modificare artificialmente la Terra per contrastare il cambiamento climatico. Ecco, una delle proposte che venne fatta, mi pare nel 2006, dal premio Nobel Paul Crutzen, fu quella di iniettare artificialmente polvere in stratosfera, così come fa naturalmente la natura con i vulcani, ultimamente quello è il Tonga, che ha spedito una enorme quantità di cenere in stratosfera, e questa polvere in stratosfera scherma la radiazione solare, tanto che gli anni successivi a queste grandi eruzioni pliniane epocali sono significativamente più freschi proprio a causa di questo tipo di schermatura. È una delle tante idee sulle quali si può pensare, sulle quali si studia, sulle quali si iniziano a fare esperimenti, perché già in America, credo Harvard,
sta iniziando a iniettare delle polveri sintetiche in stratosfera per subire grandi effetti. Una piattaforma come quella che andremo a implementare, si spera nel breve periodo, permetterebbe di affrontare un simili processi e studiare come evolvono nel tempo. Questo la salutiamo, altrimenti vado troppo oltre nella mia discussione scientifica. Gas a effetto serra, anche qui sono gas ben mescolati in atmosfera, CO2 e CH4. Possiamo da queste piattaforme migliorare moltissimo le misurazioni del profilo di questi gas a effetto serra e del gas a effetto serra principe, che è il vapore acqueo, e capirne come si modificano su appunto scale temporali dell'ordine del giorno. Anche qui una cosa che non ha precedenti sarebbe la misurazione dell'albedo. Noi cerchiamo di simulare la Terra. Per simulare la Terra dobbiamo capire ad esempio quanto è riflettente il deserto. Dobbiamo misurare quanto è riflettente il deserto, quindi lo osserviamo dal satellite. Il problema è che dal satellite si osserva il singolo pixel sempre alla stessa angolatura, più o meno. Una piattaforma di questo tipo permetterebbe di girare attorno al pixel e di avere una rappresentazione bidimensionale dell'albedo terrestre, una cosa che manca nel mondo. Questo per dirne una. Di nuovo, tutte le cose relative alla composizione atmosferica, al monitoraggio e allo studio dei gas ad effetto serra, che avrà sempre una maggiore importanza anche a livello economico, no? Con la carbon tax, capire e studiare quali sono le emissioni e quant'altro. Dai 20 km noi siamo una quota sufficientemente prossima alle condizioni al contorno di quasi tutti i processi radioattivi atmosferici e quindi ci permetterebbe una misura senza precedenti del bilancio radioattivo dell'atmosfera. Air quality, lo avevo già accennato, Air quality che ha un effetto sia sulla nostra salubrità, sulla salubrità dell'aria, sulla sanità degli esseri umani, sia sul clima. Air quality ha processi che si svolgono, soprattutto se sono pilotati, mediati dalla fotochimica, si svolgono nell'ambito di un giorno. Anche qui la prossimità, ma soprattutto la persistenza su uno stesso punto di queste piattaforme permetterebbe di seguire passo passo su scale temporali anche dell'ora, della mezz'ora, come si modifica la qualità dell'aria e quali sono i processi chimici ai quali vengono sottoposti gli inquinanti atmosferici. Quindi ripeto, l'importante è studiare il ciclo diurno in aree con diversi tipi di inquinamento. Ok, ho l'ingrato compito di segnare la prossimità della conclusione. Di approssimarmi alla conclusione, va bene. In realtà avevo già accennato, e ringrazio per questo invito alla sintesi, gli ecosistemi, lo stress vegetativo e quant'altro, sempre nell'ambito della persistenza e prossimità, ovviamente la meteorologia, una perturbazione meteorologica si svolge in periodi e si modifica in periodi dell'ordine delle ore, qua vediamo un Medicane, un ciclone mediterraneo, e questo permetterebbe appunto uno studio di questi fenomeni con una risoluzione temporale che è assolutamente fondamentale. Precipitazioni ne ho parlato, i cicli delle nubi ne ho già parlato. Adesso giusto un'ultima slide sull'osservazione in persistenza per quanto riguarda le osservazioni di SAR, di radar apertura sintetica. Qua in genere questi strumenti sono montati su satelliti, quindi hanno delle orbite meridionali. Una piattaforma stratosferica potrebbe avere anche delle orbite longitudinali fornendo informazioni assolutamente non ottenibili in altro modo, e questo permetterebbe il monitoraggio per esempio dello spostamento di faglia, dei fenomeni sismici, e permetterebbe una migliore caratterizzazione dell'elevazione nei modelli digitali
subsidenza e a monitoraggio per esempio delle strutture urbane, dello stato dei monopatti, dei ponti e quant'altro. Quindi una piattaforma di questo tipo ha un impiego scientifico enorme, ovviamente questo impiego è duale perché ci sono interessi anche da un punto di vista del controllo del territorio, sorveglianza dei confini, comunicazioni e quant'altro. È per questo che la disponibilità di una simile piattaforma è estremamente di interesse per la comunità scientifica. Con questo concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. E scusandomi per la questa grazie, la conclusione sul radar apertura sintetica ci introduce al prossimo tema. Abbiamo l'ingegner Bozzo di elettronica, l'ospite che ha annunciato il direttore Finocchio poco prima, che ci parlerà proprio dei payload di questo tipo di piattaforme. Quindi c'è un buon collegamento tra gli interventi che ci ricorda come questi mezzi, dovendo servire a qualcosa, debbano essere anche opportunamente concepiti e dotati di sensori, strumenti e quant'altro, altrimenti, come talvolta è accaduto nella storia dell'aeronautica, la piattaforma rimane un po' fine a se stessa e non riesce a cogliere, a esprimere pienamente il suo potenziale. Quindi siamo molto lieti di Pozzo che ci illustri questo. Tra l'altro ricordiamo che Elettronica ha celebrato i suoi 70 anni di attività proprio pochi mesi fa, è una bellissima realtà tecnologica italiana in questo settore, quindi siamo lieti di vedere che espande i suoi interessi anche a queste altre aree. Prego, ingegnere. Buonasera a tutti, grazie della possibilità di esprimerci anche della SMILT in questa situazione. Ringrazio tutti le persone che sono qui e ringrazio anche i relatori precedenti perché ho avuto la possibilità di capire un po' di cose che per noi, per me personalmente, erano abbastanza non note. Sono Alessandro Bozzo, lavoro per Elettronica, come diceva prima, è una realtà che è presente da 70 anni, si occupa di gestione dello spettro elettromagnetico, o con un acronimo più moderno e più inglese, EMSO, quindi Electromagnetic Spectrum Operations, che va quindi dalla gestione della parte a radiofrequenza, alla parte ad infrarosso e alla parte cyber. In questo contesto vorrei condividere con voi un po' quello che è l'idea del payload, quindi a che serve una piattaforma stratosferica? A portare su qualcosa e, diciamo, per la nostra esperienza vorremmo mettere a disposizione il nostro punto di vista per una missione di tipo SIGINT. SIGINT sta per Signal Intelligence e quindi un po' avere la situazione e migliorare la situazione dal punto di vista della situazione dello spettro elettromagnetico mediante un sensore installato a bordo della piattaforma. Avrei potuto fare 44 slide, ma visto che sono le 6, cercherò di andare molto brevemente e di recuperare il tempo. Cos'è una missione SIGINT? Tipicamente la missione SIGINT la immaginiamo costruita da una o più piattaforme che volano ovviamente a bordo di piattaforme stratosferiche, equipaggiate con dei payload che possono essere uguali o differenti tra loro, magari per coprire differenti spettri elettromagnetici o eseguire differenti missioni in differenti momenti. Tutto questo, tutte le informazioni che vengono lezionate e rilevate dai sensori, sono elaborate a bordo e inviate a terra, sia in tempo reale che in tempo differito, ossia al termine della missione vengono raccolte. Qual è la sfida? Cioè, perché è un nuovo campo al quale ci stiamo approcciando? Perché in una piattaforma stratosferica dobbiamo andare a lavorare su alcuni aspetti che fino adesso non avevamo necessità di curare a bordo di navi, aerei o piattaforme di tipo terrestre.
mi riferisco nello specifico alla robustezza rispetto alle radiazioni ionizzanti, alla possibilità di effettuare calcoli abbastanza complessi a bordo della piattaforma. Questo implica la possibilità di elaborazioni utilizzando strumenti di intelligenza artificiale o calcolo tradizionale, ma in ogni caso in spazi, in volumi, in peso e in consumi ridotti rispetto a quelli che possiamo immaginare a bordo di una nave, ovviamente. E l'altra sfida è quella di avere delle antenne che possano essere installate a bordo di una piattaforma stratosferica anche di piccole dimensioni. Stiamo ragionando su sistemi che, come ho accennato prima, o sono connessi tra di loro, perché magari, come vedete, come vorrei farvi vedere, se il mouse riesco a... Ok. Potrebbe essere una composizione di più piattaforme stratosferiche, in cui ce n'è una centrale che fa da master, e magari avere più piattaforme contemporaneamente attive che raccolgono dati, sì da coprire una situazione più ampia e da avere una situazione più dettagliata, perché avendo più piattaforme in area possiamo fare una localizzazione dell'emissione che viene da terra in maniera più precisa, con metodi di triangolazione geometrica, almeno. Tutto questo, dicevo, sono connessi tra di loro, quindi hanno dei link di comunicazione. Questi link di comunicazione devono essere ovviamente sicuri, per cui va da sé che la parte di cyber resilience è un altro degli aspetti che deve essere curato per questo tipo di piattaforme. Last but not least, queste piattaforme devono cooperare sia col segmento di terra sia con altre piattaforme che potrebbero essere a terra, piattaforme sullo stesso livello o satelliti, in maniera tale da poter condividere le informazioni, scambiare e ricevere informazioni con tutti gli altri attori di questa della missione elettromagnetica che si sta portando avanti. Quindi abbiamo detto che è un sistema SIGINT, ossia deve avere le caratteristiche di una, nella tassonomia della guerra elettronica il SIGINT include la parte ENT, quindi tutta la parte del dominio dello spettro della banda radar, e la parte COMINT, quindi la parte delle comunicazioni. Quindi un payload di questo tipo deve essere in grado di ricevere le informazioni dell'emittente che viene da terra o dall'aria, poterla detettare, poterla misurare e quindi poter andare ad estrarre alcuni parametri caratteristici di quel, facciamo esempio del radar, di quel particolare radar. Quindi andare a capire qual è la frequenza portante con cui sta emettendo quel radar, poter andare a capire che tipo di radar è, poter andare a capire dove è localizzato e poter andare a cercare magari nella sua libreria se questo radar già l'avevo visto prima e quindi poter andare a capire se è amico, nemico, se sta operando in una modalità pericolosa, se sta operando in una modalità di sorveglianza, eccetera. Possiamo fare anche qualcosa in più, ossia, dato una certa emissione, possiamo andare a capire la specifica emissione, ossia, dato un certo radar, e ovviamente ne esistono tanti uguali, perché una casa produttrice produce tanti radar che vengono installati a bordo di diverse navi, tramite l'analisi delle emissioni siamo in grado di capire la firma digitale dello specifico esemplare. Mi spiego meglio, due navi che hanno lo stesso radar in realtà hanno delle
delle variazioni non intenzionali nella forma d'onda che viene messa. Quindi andando ad analizzare mediante intelligenza artificiale delle variazioni non intenzionali della forma d'onda, quindi la non precisione, la non ripetibilità della stessa forma d'onda, siamo in grado di andare a capire esattamente l'esemplare del radar, non la classe, ma proprio nome e cognome di quel radar o di quella intenta. E questa è una cosa ragionevolmente utile per andare a identificare chi sta emettendo in quel momento. Ovviamente ho detto possiamo fare la localizzazione, possiamo andare a inseguirla se l'intente si muove, possiamo andare a fare una risoluzione in angolo, quindi l'high accuracy definition of arrival a livello di singolo impulso, quindi per ogni impulso noi possiamo andare a capire qual è l'angolo di provenienza e quindi fare una media molto precisa nell'arco della raccolta di un segnale radar. Tutto questo è fatto in maniera automatica, cioè tutto questo che ho detto finora non c'è ancora l'operatore, anche perché come abbiamo accennato, come è stato accennato fino adesso, sono tipicamente veicoli unmanned, quindi l'operatore qui non c'è, potrebbe essere operato da terra, ma con tempi lunghissimi. Questo invece è una prestazione automatica del sistema. Analoga operazione viene fatta sulla parte di comunicazioni, con un passino in più, perché nel caso delle comunicazioni magari c'è anche interesse a capire il contenuto dell'informazione che c'è all'interno del segnale, mentre per il radar non c'è un contenuto informativo veicolato nel segnale. Nella parte COM c'è andare a fare una decodifica del segnale per poterne identificare ulteriori parametri e identificarne il contenuto che viene veicolato. Noi ovviamente facciamo da 70 anni, lavoriamo in questo campo. Nel campo del payload SIGINT stiamo lavorando per avere sistemi compatti, un po' rispecchiando quello che dicevo prima come caratteristiche principali. Quindi adesso qui parliamo di tecnologie molto specifiche, quindi di campionamenti diretti, sincronizzazione, processing, sono tutte tecnologie che ci consentono di stare in dimensioni di questo tipo, di quelle che vedete là, quelle parliamo di una ventina di centimetri, 40 per 20 più o meno, queste sono le ordine di grandezza del sistema, da laboratorio, quindi non ancora completamente ingegnerizzato. Rispetto a quel sistema che era rappresentato nella fotografia lì, stiamo lavorando parallelamente per poterlo integrare in un ecosistema. Quindi la parte aerostatica in realtà è un gap filler tra quelli che possono essere i sistemi a terra e i droni, quindi parliamo di droni aerei fino a una certa quota, e i satelliti. Quindi il pallone aerostatico è un gap filler a questa quota, quindi deve comunicare, deve poter essere integrabile con un sistema di comando e controllo in grado di coordinare un po' tutte le operazioni. Brevissimamente vado alle conclusioni. Elettronica fa questo da 70 anni, per la parte sia per un po' tutte le piattaforme navali ed essere avioniche. Quindi la nostra idea è quella di poter mettere a disposizione l'esperienza nel dominio della stratosfera per poi muoverci nel dominio dello spazio e quindi andare fino ai satelliti. Per fare questo stiamo partendo da finanziamenti interni, finanziamenti nazionali e finanziamenti di tipo europeo. Prima il colonnello aveva accennato a qualcosa riguardo il framework, il work program dell'EDF, quindi European Defense Fund.
noi abbiamo partecipato anche quest'anno a diverse call, di cui una è proprio sulla piattaforma stratosferica, ovviamente portando il nostro contributo in termini di payload staging di questo tipo. Inoltre, sempre in questo tema stiamo portando avanti anche la parte di protezione cyber, perché nel gruppo di elettronica da diversi anni è nata una nuova società che si chiama CyberGate, che si occupa esplicitamente e esclusivamente di cyber protection. E quindi va bene, insomma, stiamo un po' lavorando su questo tema e stiamo cercando di, anche in ambito europeo, di avere collaborazioni per poter sostenere un po' questa nuova direttiva strategica che stiamo portando avanti. Vi ringrazio dell'ascolto, se non ci sono domande. Grazie, ingegnere, è affascinante vedere questa tecnologia elettronica così avanzata abbinata a quelle forme così tradizionali del più leggero dell'aria, ci fa vedere come il progresso aerospaziale è una continuità più che una discontinuità, dove il nuovo e diciamo il noto si inseguono e si avvicendano. Sono poi delle osservazioni, ma richiameremo col generale Di Martino nelle conclusioni, perché abbiamo avuto entrambi alcune osservazioni molto stimolanti. La ringrazio, siamo contenti di essere riusciti a inserire nel programma questa interessante finestra. Adesso ritorniamo al programma originale, passiamo al Gen Borsa del CIRA con un intervento di prossimità e persistenza per un nuovo paradigma di osservazione della Terra. Anche qui dobbiamo chiedere di essere molto sintetico, perché siamo un po' allungati con i tempi, molto persistenti con i tempi, però il tema della prossimità e della persistenza è sicuramente centrale al discorso di queste piattaforme, quindi a voi la parola. Tanto che parte la presentazione, vi ricordo che eravamo qui nel 2019 in un'occasione qualificata come questa, e abbiamo portato 3 anni fa lo stesso modello, che è un modello che poi è stato riprodotto in diverse presentazioni, quindi ringrazio anche tutti gli interlocutori che sino ad adesso hanno qualificato in qualche modo la nostra progettazione. Noi dal 2008 siamo impegnati in questa sfida che generale Di Martino giustamente ha detto all'inizio della premessa, più importante, per rimanere in stratosfera è una sfida davvero incredibile. E il capo della NASA ha detto, siamo andati diverse volte sul suolo lunare, siamo andati diverse volte con le sonde automatiche su Marte, ma oggi non permane nulla in stratosfera. E nel 2019 ci siamo intrattenuti un po' di quali sono le difficoltà, sicuramente ossigeno monoatomico, temperatura, sicuramente il transitare per la troposfera, le sollecitazioni meccaniche, transitare per la troposfera e poi doversi adattare a permanere in stratosfera è una difficoltà enorme. Quindi, ad oggi, perché abbiamo lo stesso modello di 3 anni fa? C'è qualcosa che non va? Diciamo, no, fortunatamente volevo fare questa premessa. Quel modello è un modello che è stato concepito, diciamo, qualche anno fa. Abbiamo, il CIRA intanto ha brevettato 2 modelli con brevetto internazionale anche in Cina, in India, eccetera, e diciamo ha brevettato anche un sistema che adesso, anche con l'aiuto dell'ingegner Pessechino, vi descriviamo. Io invece, a differenza della scorsa volta, vorrei dirvi perché permanere in stratosfera in 2 minuti, perché prossimità e persistenza sono le 2 parole che diciamo sono i criteri guida del carattere distintivo di permanere in stratosfera.
c'è qualche difficoltà, abbiamo una salita. Vogliono cercare di arrivare alla posizione ottimale. Allora, innanzitutto io diciamo, ho bisogno di dirvi, rispetto all'approfondimento tecnico che abbiamo svolto la scorsa volta, che ovviamente noi siamo immersi completamente nel PNRR, quindi i valori che adesso vogliamo... Ecco, guardi, può rimanere anche sulla seconda? Lasciamo. Perfetto, grazie. Perfetto. Voglio iniziare in corsa perché voglio soddisfare in 3 minuti la presentazione. Scusate, cosa eravamo prima e cosa siamo adesso? Ecco, questa è un'attività che Cira svolge anche per la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la terra dei fuochi, andare a vedere i veleni. Guardate sulla parte destra, quella è un'osservazione della stratosfera di uno sversamento in acqua, lo vedete? In acqua che va a finire da un corso fluviale fino al mare. Questa è quella che facevamo 7-8 anni fa, come vedete uno sversamento in un campo di seminativi e quella macchia scura è purtroppo la degradazione del campo di seminativi perché è stato sversato un liquido tossico. Allora, che cosa abbiamo già... scusate qua è partito... ecco. L'altra caratteristica chiave ovviamente è di disporre con un ordine di grandezza di prossimità rispetto ai satelliti del scene recognition e del target recognition, quindi la possibilità di inseguire dei target e fare delle elaborazioni di riconoscimento di scena. Come diceva giustamente Elettronica nell'intervento precedente, tutte queste cose on board naturalmente, perché ricordiamoci che la piattaforma stratosferica ha un enorme problema nel bilancio energetico, deve permanere per turni di 4 mesi e quindi difficilmente può essere in continua trasmissione e quindi tutte le elaborazioni, per quanto possibile, come ha detto l'Elettronica, le facciamo a bordo. Naturalmente, oltre agli enormi vantaggi sulla gestione, come vedremo, delle parole chiave del PNRR, e questo ci ricorda che una sola piattaforma stratosferica nel canale di Sicilia ovviamente ci potrebbe aiutare, in questo caso noi diciamo sempre a salvare vite umane, non andiamo oltre in nessun ragionamento, però sicuramente a salvare vite umane, perché persistere a 20 km nel canale di Sicilia significa avere uno SWAT adeguato e non guardare le barche ma guardare le teste in mare, e questa è una cosa che ci ha spinto negli anni a guardare. E naturalmente, per quanto riguarda la terra dei fuochi, vedere gli ingressi nelle cave e nelle discariche e le attività purtroppo crudelissime di sversamento che vengono ancora oggi effettuate. Quindi l'ordine di grandezza di prossimità ci dà questi vantaggi, ma assieme all'Agenzia Spaziale Italiana, congiuntamente all'Agenzia Spaziale Italiana, con un primo programma che si chiama STOP, si è unita la caratteristica della prossimità e persistenza delle piattaforme stratosferiche con la disciplina del biospace, cioè finalmente la permanenza a 20 km nella stessa copertura territoriale ci dà la possibilità di fare analisi che non abbiamo fatto in modo consueto nella disciplina dell'osservazione della Terra. In particolare, guardare le risposte spettrali di quelli che chiamiamo noi biosensori, cioè delle tassonomie vegetali che riescono a dirci se ci sono allarmi. Io ho fatto qualche esempio, perché sono quelli della legge 6 della terra dei fuochi: cromo, diossina, piombo, cadmio, antimonio, rame, zinco. Bene, quando questi elementi sono a terra, sono seppelliti a terra, la vegetazione reagisce e allora ogni pianta può essere trasformata in una centralina che ci dice che qualcosa non va. E l'enorme sforzo, insieme a tutti gli enti di ricerca, è quello di classificazione delle alterazioni di fluorescenza e nelle caratteristiche cromatiche dimensionali degli organismi. Una cosa banalissima, che è il primo esempio che abbiamo fatto con l'Agenzia Spaziale Italiana, è le foglie. Le piante a foglia larga, come la lattuga,
quando si deposita la diossina, purtroppo, degradano in fluorescenza. Fluorescenza è una platea classificata, quindi non lo dico nemmeno, e quindi 760 nanometri, la capacità di osservare la risposta spettrale della pianta nel corso delle attività metaboliche. Quindi la pianta modifica il proprio modo di funzionare perché sta soffrendo. Quindi ogni pianta può essere trasformata in centrale meteorologica. Dalla stratosfera finalmente si può osservare. Si può osservare anche da satellite, sì, esiste un programma europeo che conosce molto bene, si chiama FLEX, però naturalmente stiamo parlando di coperture di 300 metri, non di una pianta. E quindi la differenza è sostanziale, e dico per chiave PNRR, per riqualificare le nostre culture DOP, perché nella terra di fuochi 760.000 ettari ci sono rappresentate le migliori culture del sistema agroalimentare italiano. Quindi affrancare queste produzioni dalla problematica dell'inquinamento è un miracolo anche economico che noi insieme possiamo fare. Allora, le parole del PNRR entrano tutti in questo miracolo delle piattaforme stratosferiche, perché competitività e resilienza delle filiere produttive è una parola chiave, come vedete, dell'obiettivo 1, ok, della missione 1. Tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, ovviamente, osservazione della Terra da 20 km, rivoluzione verde e transizione ecologica, sono le parole chiave delle missioni, tecnologia per l'agricoltura, c'è un programma già per il quale stiamo lavorando tutti, che è AgriTech, e biodiversità. Queste sono le parole chiave, non penso potranno mancare i finanziamenti per fare questo miracolo che, come giustamente si diceva, è molto arduo dal punto di vista tecnico e scientifico, però ha ricadute veramente immense. Io avrei finito soddisfando tutti dal punto di vista della velocità. Volevo dire, questa è una slide che abbiamo fatto anche nel 2019. Il primo modello, che è quello rappresentato anche in sala, naturalmente ci ha consentito di superare le prime problematiche tecniche di permanenza in stratosfera. Naturalmente quello che vedete dietro sono le vere forme che ci consentiranno di permanere in stratosfera con i cicli di più di 4 mesi, che sono quelli ai quali ambiamo. Grazie mille, qualsiasi domanda poi me la grazie. Che vedremo, immagino, al prossimo evento che facciamo. Cambieremo modello, vedremo il tutt'ala o quel pran plano, eccetera, che sono delle forme affascinanti anche per chi ha ancora una mera mentalità aeronautica. Io volevo dire, se volete, proprio per il PNRR, la RAI ha fatto 3 minuti di filmato di quali sono le ricadute sul cittadino di questa tecnologia. Se volete lo proiettiamo in 3 minuti, però... Se per 3 minuti, sì, volentieri. Penso che qualcosa che attualizzi e concretizzi questa sigla mistica che sentiamo tutti i giorni credo sia interessante per tutti. Benissimo, allora Pedrolini già sta preparando Gian Persichino, responsabile del sistema e applicazioni per l'osservazione a terra, quindi ci inseriamo, continuiamo questo filone di utilizzo di queste piattaforme stratosferiche per conoscere meglio quella che è, diciamo, la nostra unica casa e quindi questa osservazione della terra. Stiamo tanto avvicinando alla conclusione degli ultimi 2 interventi e poi Di Martino, che sta prendendo appunti, trarrà delle conclusioni su quelle che sono ancora, diciamo, le sfide e alcuni degli aspetti, come dire, sottostanti a tutta una serie di discorsi così affascinanti che abbiamo fatto oggi. Posso fare una domanda, scusi? Sì,
Sì. Abbiamo delle risposte proprio in questa. Perfetto. Quindi forse si è superata. Prego, ingegnere. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito e spero di arrivare al cuore di questa giornata presentandovi la piattaforma che, come diceva giustamente il dottor Borsa, è già stata presentata e che sta fuori qui in esposizione. Il concetto di upstream e di downstream è un classico concetto spaziale, eppure stiamo parlando di una piattaforma aeronautica, come ha detto giustamente il colonnello Gargani, così come anche gli altri che sono intervenuti. Di fatto oggi il confine tra aeronautica e spazio sta proprio nella stratosfera. E allora io cercherò oggi di darvi delle indicazioni su come siamo arrivati a progettare una macchina nuova, unica, che forse, spero, riesca a mettere d'accordo due e nobile, per quanto si è dibattuto sul concetto di più leggero dell'aria e più pesante dell'aria. E parto da un aspetto che è già stato trattato dal CNR, cioè chiaramente le macchine stratosferiche hanno una caratteristica di essere regional scale based, cioè oggi è inimmaginabile pensare di utilizzare una piattaforma stratosferica per fare un'analisi a livello globale. Così come se volessimo avere delle indicazioni di dettaglio su un aspetto molto specifico di una zona del nostro territorio, un aereo va benissimo, un drone come il caso di specie. Nel mondo della scala regionale non c'era nulla e cosa comporta avere una piattaforma stratosferica? Comporta quello che stava prima dicendo il dottor Borsa, cioè la possibilità di arrivare da 20 km, che non è basso purtroppo, è abbastanza ancora alto per quanto riguarda le ottiche, per esempio dei sistemi per spettrali o a fluorescenza, ma ci permette, rispetto a satellite come Flex o anche Prisma, di avere non dei pixel che sono chilometri, e quindi ovviamente se io devo discernere nella vegetazione sull'iperspettrale, ma immaginate un'applicazione iperspettrale basata sull'identificazione degli oggetti che possono esplodere all'interno dei convogli, che pure si utilizzano. Chiaramente lì abbiamo bisogno di dimensioni del pixel molto più basse, e da queste piattaforme riusciamo a avere quello che vedete lì, cioè andare submetrico sull'iperspettrale, cosa che è impensabile oggi fare da satellite. È chiaro che lo stiamo facendo su scala regionale. Allora, c'è una bellissima poesia di Goodner, che è l'Albatros, e che secondo me sintetizza poi il problema delle piattaforme stratosferiche e di come questo purtroppo si ripercuote su queste macchine. L'Albatros di Butler diceva che fondamentalmente l'Albatros è un uccello bellissimo fin quando vola, caduto sulla nave dove i marinai lo prendono in giro, di fatto è guffo e irriverente rispetto alle sue capacità. Bene, questo è il problema delle piattaforme stratosferiche. Sono come l'Albatros, fin quando le disegniamo e le progettiamo per essere nel loro mondo di riferimento, che è la stratosfera, sono perfette. Appena le facciamo arrivare a terra, e da lì purtroppo devono partire a terra, diventa un problema gigantesco gestirle. E allora qui adesso vi faccio un po' di riassunto di come siamo arrivati a pensare a qualcosa che sintetizzasse differenti capacità. Innanzitutto, come è già stato detto, oggi ci troviamo a circa 20 km rispetto ai 1200, questo ci dà grossi vantaggi dal punto di vista del payload, però abbiamo che la densità dell'aria a quella quota è a 18, questo, e non a 20, 20 è ancora più bassa, 10 volte più bassa, il che significa che io in qualche maniera devo sostentarmi o attraverso un'ala fissa, quindi muovendo l'aria, o attraverso il principio di Archimede che prima il professore ci denunciava. Di fatto stiamo dicendo che dobbiamo avere una macchina che è 10 volte più grande. Un'ala fissa oggi è intorno ai 75 metri di apertura, con un peso di 600 kg. Immaginate quindi il carico alare bassissimo che ha questa macchina e i problemi aerelastici che gli sono connessi. Al contrario, se vediamo una macchina come un dirigibile, lo strato basso è uno delle macchine che è in sviluppo, lo facevo vedere anche prima, elettronica, che è in EDF con noi sul progetto, è una macchina di 140 metri. Perché? Perché, come dicevamo prima, i dirigibili, per essere convenienti, devono essere enormi, giganteschi. Poi ragioniamo anche su questi aspetti. Oggi abbiamo queste macchine che tutte sintetizzano due cose. Uno, che quelle che hanno un payload sopra le decine di chili hanno dimensioni di 70-80 metri di apertura alare, con tutti i problemi elastici che ci sono connessi. Quelle più piccole, oggi c'è una macchina che è venduta per giunta all'Embraer inglese, ed è lo Zefiro dell'Airbus, che vola ma porta 5 kg di payload. È una macchina che
è diciamo in fase industriale, perché è stata già realizzata. C'è Bae che comunque, seppur inglese, è in competizione con Airbus e sta sviluppando il fase 35, anche questo è un volo. Tenete presente che queste aziende, Aurora, AeroVironment, Airbus e anche Prismatic, di fatto stanno portando in avanti un heritage aeronautico già alla fissa. Non avrebbero mai pensato di scalare una montagna come sviluppare una macchina Lighter Denier avendo tutto quel know-how. Quindi dobbiamo immaginare che chi invece è partito con altri concetti, altre capacità, è andato verso direzioni che sono quelle dell'Lighter Denier. Qui vediamo lo Shear, che è un prodotto bellissimo, bisogna sempre avere grosso rispetto per tutto quello che è riuscito a volare in stratosfera. Lo Shear è un dirigibile che ha volato in stratosfera circa qualche mese fa, 80 metri di lunghezza, circa 1200 kg, è un'azienda inglese, partita da Svizzera, partita da zero, che ha realizzato questa macchina con una tecnologia fondamentalmente basata sull'innovazione sui materiali. Poi ne parlerò velocissimamente, ma lì c'è un grosso riferimento sui materiali, sono stati brevettati, studiati prima dagli americani con una tesi di un cadetto americano che poi loro hanno comprato, hanno fatto questo dirigibile. L'UN è un progetto, Google non aveva problemi di soldi, stava sviluppando anche un dirigibile, io ho avuto contatti direttamente con i progettisti di LUN. Il problema di LUN è che sono andati verso il Lighter Denier per un problema di costi, loro avevano bisogno di una quantità di macchine elevatissima e quindi questo non si sposava con la fisse. D'altra parte abbiamo che Thales, che non ha certamente, non è noto per avere un heritage aeronautico classico, che invece ha pensato di sviluppare giustamente una macchina Lighter Denier. Proprio perché siamo a tema di dirigibili, ho mosso questa slide nuovamente salto, ma la natura non fa salti e quindi dobbiamo imparare da quello che è successo. Quello che è successo, che vedete su questi due dirigibili, è successo più di 10 anni fa, perché la Lockheed Martin ha sviluppato l'ELT che vedete a sinistra, finanziato questo progetto con 36 milioni di euro. Cosa c'è dietro questi due concetti che vi differenzia in maniera sostanziale? Il bottleneck. Prima si diceva della difficoltà del sistema del gas che ovviamente espandendo si occupa tutto lo spazio. Se io cerco di partire da terra con l'LD, con l'aereo all'interno e avendo una super pressure che permette ovviamente di assorbire i carichi laterodirezionali delle raftiche o di controllo di quella macchina, dentro devo avere il 90% di aria. Questo che cosa significa? Che tengo un secondo involucro che non vediamo e soprattutto c'è un'area che mi pesa. Quindi questi due elementi che cosa comportano? Che a parità di pelo, vedete, entrambe le macchine hanno 37 kg. L'idea che è venuta a Southwest Research Institute, che è un centro di ricerca che è partito da zero pure lui nello sviluppare la macchina, è stata quella di dire: io non la faccio la macchina con Ballet, non mi interessa partire da terra con una macchina che controlla, visto che io devo rimanere su tantissimo tempo, ma ci parto come un pallone stratosferico. Vedete lì quelle due, è il dirigibile che in quel momento non ha forma, quindi arriva su e guardate il peso di quella piattaforma è 500 kg rispetto ai 1361 dell'LD. Per giunta l'LD, per un problema alla valvola, quindi un problema relativo, ha fallito la sua missione, mentre il Sentinel ha fatto 3 missioni. Qui c'è un'innovazione, c'è un breakthrough che noi abbiamo raccolto come idea, perché bisogna partire da quello che hanno fatto gli altri. Però questo dà l'esempio come un breakthrough ha permesso a una grande azienda che è un grosso heritage aeronautico, che sviluppa dirigibili da tanti anni, perché insieme alla T-Com fanno i tetered che stanno sul confine del Messico, che sono macchine da 80 metri di dimensione, che sono in persistenza veramente con i radar e con gli elettro-ottici a identificare i passaggi sui confini del Messico. Quella azienda è fallita, mentre ha fallito la missione, chiedo scusa, mentre un centro di ricerca è riuscito ad andare avanti con un breakthrough. Allora, il punto di partenza è: oggi un dirigibile fino a che dimensione può ridursi, perché il paradosso è i dirigibili non li possiamo fare piccoli, perché sia conveniente. D'altra parte, se io ho un'ala fissa oggi, volendo guardare tutto il mercato, fino a che payload mi posso spingere? Allora, questo grafico lo dice molto chiaramente. Io, se voglio andare fino a 50 kg di payload, posso forse andarci con un'ala fissa.
dopo i problemi aerelastici, vedete che l'ala fissa incomincia ad avere, a sinistra ci sono la lunghezza, più di 80 metri di apertura alare. Questa apertura alare ovviamente così allungata è dettata da due aspetti: uno, la resistenza indotta, che deve essere ovviamente ridotta il più possibile, dall'altra ospitare i pannelli solari. D'altra parte, se vedo lo strato basso, partendo dalla linea blu e scendo, che succede? Che io riduco le dimensioni del payload, ma non sto riducendo sostanzialmente la dimensione della macchina. Perché? Perché il concetto che dicevamo prima, se io riduco il volume, questo mi scende con il cubo, mentre la superficie con il quadrato. Quindi che mi sta succedendo? Che lo skin esterno, per le macchine più piccole, inizia ad avere una percentuale di significatività rispetto alla macchina stessa, che non mi porta a essere conveniente il dirigibile. Quindi io il dirigibile lo posso fare solo da 150, 200, 150 kg di payload. Allora qui si pone la domanda che dicevamo prima: ma visto che la macchina deve portare un payload, ma quant'è il payload di cui abbiamo bisogno? E da qua poi deriviamo noi. L'idea di avere un payload tra i 50 e i 100 kg, che è il classico range, in questo momento anche l'analisi di mercato ce lo dico, dove si vanno a posizionare tutte le applicazioni che abbiamo visto prima. Quindi è vero che se io ho un payload di 250 kg ci posso mettere 5 sensori diversi, però posso pure costruire 5 macchine diverse con un payload da 50, che mi costano 10 volte meno. Quindi l'idea del CIVA è di stare nella zona gialla, cioè quindi di superare i limiti delle ali fisse con un'apertura alare molto più bassa e utilizzando il concetto della buoyancy, e dall'altra di riuscire ad arrivare a 80-100 kg grazie a cosa? Alla buoyancy. Chiaramente dietro tutto questo c'è un grosso rischio che ci deve far riflettere. Tutte queste macchine che vedete hanno fallito. Quindi Facebook ha fatto il drone, non è più andato avanti perché è fallito in troposfera. L'Helios, che oggi è l'antesignano dell'aeroenvironment Evox 30 che vi ho fatto vedere prima, che pure ha volato, ha fallito nel 2003 per un problema aerolastico. La stessa cosa, i due crash ci sono stati dello Zefiro, macchina di circa di 35 kg. In più ovviamente anche il Lockheed Martin che vi dicevo prima. Questo è un monito, è difficilissimo quello che stiamo andando a fare e dobbiamo vederlo come una sfida. E questo è il motivo forse anche perché il primo a raccogliere è stato un centro di ricerca. Prima dell'industria, che speriamo venga dopo, nel raccogliere quello che cerchiamo di fare, dove ovviamente noi come centro di ricerca non arriviamo. Chiaramente abbiamo fatto uno studio approfondito di tutta la parte della stratosfera come condizione meteorologica. Noi abbiamo all'interno del CIRA un gruppo che si occupa di questo, abbiamo fatto un'analisi climatologica su 30 anni di studi su 3 latitudini italiane per andare a capire quello che è il nostro riferimento energetico. Io mi devo confrontare con il vento a quelle quote. Dicevamo prima il problema delle condizioni meteorologiche. Qual è il vantaggio della stratosfera? È vero che abbiamo 10 volte meno di densità, ma abbiamo anche 10 volte meno di resistenza. Abbiamo il sole che c'è sempre, ma soprattutto abbiamo che i venti, vedete il ginocchio lì in alto a sinistra, sono molto più bassi in media. Quindi ho una condizione meteorologica che permette al dirigibile stratosferico di essere effettivamente efficace rispetto ai concetti che dicevamo prima di dirigibili troposferici, per esempio anche da trasporto, dove le dimensioni iniziano a diventare sostanziali proprio per essere in contrasto con le condizioni meteorologiche. Lì sopra io sono in un limbo, in una situazione ideale. Chiaramente devo conoscere bene quel numero, vedete, 16 metri al secondo, perché rispetto a quello che io devo fare, cosa? Un conto energetico sulla parte delle batterie, che sono l'elemento più pesante per me e che mi servono a passare la notte. Quindi quei 16 metri al secondo, che sono il luogo dove mi sto muovendo a 18 km in media, devono dirmi che io posso fare per il 90% una missione a quella quota in Sud Italia o sulla Sicilia, come diceva prima Roberto. Chiaramente la macchina può andare molto più veloce. Tenete presente che i pannelli solari oggi hanno una densità energetica che è 2 o 3 volte quella delle batterie, quindi di giorno io potrei andare a velocità molto più elevate. Il problema è la notte, dove la densità energetica, lo sapete meglio di me, con le batterie che sono delle macchine elettriche, è costretta proprio dalla densità delle batterie. Altro problema sostanziale: perché fare una macchina piccola? Perché poi tutto questo sta convergendo verso un'idea, cercare di fare la macchina il più piccola possibile per essere meno costosa e soprattutto per essere anche intrinsecamente safe.
Allora, se vedete qui l'energia cinetica, ho fatto l'esempio su prodotti che conoscete benissimo, da Globalox al generato PIC, e dove questi si vanno a posizionare se dovessimo fare una certificazione, come in una EASA, per esempio. Allora, guardate che l'energia cinetica di un dirigibile come questo di cui stiamo parlando, di quello che stiamo andando a sviluppare nel DF, è due ordini di grandezza più bassa di quella di un ultraleggero. Questo significa che non ha capacità di offendere qualora anche a terra fosse incontrollato. E questo cosa comporta? Non che non dobbiamo preoccuparci della safety o che l'airworthiness non è un aspetto sostanziale che stiamo considerando, ma bensì che ovviamente le regole e tutto ciò che dobbiamo andare a certificare è rilassato come requisito, che significa ridurre i costi. Quindi fare una macchina più piccola significa che una macchina più safe e una macchina più meno costosa. Allora, noi siamo partiti dai payload, perché la macchina da sola non ci interessa. Siamo andati a ragionare sugli elementi dell'environment, quindi delle condizioni operative, abbiamo guardato l'airworthiness e abbiamo immaginato una macchina. A quel punto la soluzione. La soluzione è stata quella di rimodellare il concetto di piattaforma stratosferica e di passare e di mettere insieme il bene, i benefici che ognuna di queste singole piattaforme, vedete sotto, hanno. Quello cioè di considerare una macchina che per metà è portante, quindi ha una capacità di sostenere i carichi aerodinamici, di generarli in maniera efficiente, dall'altra ha all'interno un volume sufficiente per cui l'elio che ci mettiamo ha quasi il 50%, 40% del sostentamento della macchina stessa. Perché ci stiamo muovendo in questa direzione? Perché in questa maniera riduciamo le dimensioni. Guardate lì, io ho una macchina di 23 metri, tenete presente che lo Zefiro che vi ho fatto vedere prima era circa 33, potrebbe portare 25 kg di peso della macchina che pensiamo di sviluppare, l'iStar 25, che pensiamo di sviluppare in EDF. Il vero target è l'iStar 80, una macchina non molto più grande, ma come dicevamo prima, i volumi vanno nella direzione di migliorare le cose anche per noi, e che ci permette di portare 80 kg di peso, che è la macchina target a 5-8 anni. Chiaramente cosa fa questa macchina? Questa macchina mette insieme i concetti di morphing intrinseco a un pallone stratosferico che deforma se stesso nella salita, quella di efficienza a bassa velocità di un dirigibile e ovviamente la eleganza dell'Albatros e quindi di un'ala fissa nel generale portanza. Come funziona questa macchina? Queste sono le operation. La macchina parte come un pallone stratosferico. Quindi a terra io ho un volume di elio all'interno della macchina che mi permette, attraverso un filift, di salire fino a una determinata quota. Non ho ballonet, quindi riduco il peso grazie al fatto di non avere ballonet. La macchina sale fino a circa 10 km, dove l'espansione dell'elio è completa e la super pressure interna permette di avere la forma aerodinamica per sopportare i carichi aerodinamici. Da quel momento in poi la macchina continua a salire attraverso l'energia che lui già aveva nelle batterie e la parte di energia che prende dal sole, salendo esattamente come un aereo. In questo momento ovviamente deve rilasciare gas perché la sua espansione non è permessa dal carico strutturale che il volo può permettersi, e quindi arriva a 20 km pian piano rilasciando gas e aumentando le esigenze di lift aerodinamico, aumentando l'angolo d'attacco che gli sono proprie. In questa maniera questa macchina arriva a 20 km con circa 40% di buoyancy che la sostiene e 60% di lift. Ovviamente io qui vi sto ancora facendo vedere la forma che sta là fuori e che abbiamo pensato 5 anni fa, perché noi prima di presentare quello che avete visto abbiamo dovuto presentare il brevetto che è in corso di realizzazione. L'idea quindi quella poi è di scendere. Come scendere? Scendere esattamente come un aereo, quindi recuperare il sistema. A questo punto che succederà al gas che c'è all'interno? Questo si addenserà. Nell'addensarsi mi fa perdere ovviamente la pressione interna, ma io che cosa sto andando? Sto andando verso densità dell'atmosfera più alte. Quindi che faccio? Prendo aria dall'esterno e la utilizzo come ballast, come zavorra, perché a me mi interessa essere più pesante, perché devo essere più controllabile più giù. Addirittura io posso buttare fuori tutto l'elio e utilizzare la macchina, che avrà delle dimensioni rispetto alla densità dell'aria con cui si sta andando a confrontare, che sono le densità tra i 15.000 e fino a terra, per cui avrà un sovraccarico aerodinamico incredibile, anzi un carico alare molto basso, che purtroppo è il limite di questa macchina, per cui la macchina ha tre motori thrust vectoring che gli permettono di gestire il pitch, il roll e lo yaw attraverso un thrust vector posteriore e due laterali,
e possibilità di controllare. È chiaro che non è una macchina all-weather, non bisogna immaginare che possa scendere giù quando ci sono o un vento di 100 km orari o tipo un jet stream o giù abbiamo condizioni non nominali, ma noi stiamo pensando a una macchina che sta su 4 mesi. Quindi la discesa e la salita saranno programmate quando le previsioni meteorologiche, che ormai sono sempre più accurate, ci consentiranno di fare queste azioni. Quindi noi non ci stiamo preoccupando di non controllare a bassa quota, ma certamente di non considerare la macchina come una all-weather, che è classica. L'ultimo aspetto su cui voglio insistere è che questa è una piattaforma tattica. Perché una piattaforma tattica? La mia ultima slide, quindi ho finito. È una piattaforma tattica perché permette di partire direttamente dal campo di battaglia. Non devo fare come lo Stato, passa di partire dalle Canarie e deve arrivare dopo 15 giorni sul punto di partenza. Perché con quel modo che vi ho detto, la macchina può partire addirittura da nave volendo in futuro. E questo gli permette di arrivare in quota a velocità che non si permette nessuno alla fissa, perché una fissa come lo Zefiro che avete visto prima, ci mette 8-9 ore per arrivare in quota, perché ha delle velocità di ascesa molto basse dovute al carico alare. Mentre qui stiamo parlando di salire esattamente come un pallone stratosferico, quindi tra i 5 e i 7 metri al secondo di ascesa fino alla stratosfera. Bene, spero che la mia enfasi e la mia velocità vi abbia convinto che ce la stiamo mettendo tutta per portare avanti questo progetto, e ben vengono le domande di tutti rispetto ad esso. Grazie. Grazie. Sia già arrivata, poi riprendiamo ancora una parte di domande. Adesso abbiamo l'ultimo intervento, vedo qui in scaletta il dottor Nicola Masi dell'Associazione Dirigibili Archimede. Ricordo anche questo, è stato uno dei, come dire, fondatori di questa giornata di studio quando ho iniziato il percorso un paio d'anni fa. Quindi arriviamo letteralmente in fondo all'idea originale e alla giornata. L'idea è quella di comunicare i dirigibili per promuoverli. Questo è un po' interessante vedere come lo svilupperà. Abbiamo parlato a lungo delle idee, adesso vediamo quale altra parte vuole promuovere, quale aspetto ci manca, e poi dopo questo per una breve parte di domande, perché siamo una quindicina di minuti di ritardo sul programma e cerchiamo di concludere intorno alle 19.20, 19.30. Vediamo se parte la presentazione. Dirigibili Archimede. Ringrazio il CESMA per l'invito, ma soprattutto per aver organizzato un evento su un argomento abbastanza poco frequentato. Ringrazio anche Claudio Sicolo, che so che è stato fra i protagonisti dell'organizzazione di questo incontro, e vengo subito per stringere, avendo avuto come probabilmente anche gli altri relatori, il problema di come fare a far entrare 2 litri d'acqua in una bottiglia da un litro. Comunicare per promuovere i dirigibili, due verbi, comunicare e promuovere. Il nostro scopo, e poi dirò qualcosa dell'Associazione Dirigibili Archimede, è quello di valorizzare i dirigibili non in modo celebrativo, che sarebbe sciocco, ma proponendo all'attenzione i vari problemi, sia in positivo che in negativo, che questa tecnologia presenta. Ok. L'Associazione Dirigibili Archimede, due parole, è una delle non moltissime organizzazioni che seguono questo settore con una certa continuità nel nostro paese. Svolgiamo questo attraverso una serie di linee di attività che sono il sito, lo sportello che consiste nella risposta a richieste sull'argomento, l'osservatorio per comunicare, occorre conoscere, imparare, quindi una perenne ricognizione di quello che accade nel mondo dei dirigibili, i seminari, convegni, seminari come questo o che organizziamo noi, il dirigibile, li vedete nell'immagine, noi disponiamo di 2 piccoli dirigibili a man che utilizziamo per presentazioni in eventi. In questo caso siamo al Polo Mobilità Sostenibile della Regione Lazio, ci avevano chiesto di partecipare per fare vedere che i dirigibili esistono, che volano e come volano. Infine un prodotto più recente che è il notiziario ed è un
un prodotto auspicabilmente mensile che fornisce agli interessati informazioni aggiornate su questo argomento. Comunicare perché e cosa, perché è una tecnologia interessante e poco conosciuta e che presenta vari aspetti, perché c'è l'aspetto tecnologico, c'è l'aspetto storico, che sulla tecnologia interrotta è assai importante. La storia è una miniera di informazioni sulla tecnologia, le operazioni, gli impieghi, l'economia, dirò qualcosa di più dopo, se non si passa attraverso una comprensione di che cos'è l'economia di questi mezzi, è difficile capire che prospettive possano avere. E infine la panoramica mondiale, c'è l'Italia, ma ci sono anche tutti gli altri paesi. Capire e diffondere che cos'è che si fa in giro per il mondo in questo settore, come studi, come sperimentazioni, come attività. Il possibile futuro, da un lato ci sono gli impieghi e le opportunità, dall'altro ci sono alcune barriere, o se vogliamo chiamarle condizioni di successo. Io dico il possibile futuro, non ci dimentichiamo che esiste un presente. Vediamo in queste immagini lo Zeppelin NT, perché ho riportato soltanto questo, perché è il dirigibile più grande attualmente in servizio, oltre che quello tecnologicamente più avanzato. Quando dico più grande, ricordiamoci però che è un mezzo da 8.000 metri cubi, quindi nulla a che vedere con i 200.000 metri cubi dell'Hindenburg o con i 150.000 metri cubi dei dirigibili della Marina americana durante degli anni 30. Ho detto è un dirigibile piccolo, ma non è un soprammobile, lavora molto ed è multiruolo, svolge una serie di attività, l'attività pubblicitaria da sempre, che da sempre ha caratterizzato i dirigibili, attività turistica, turismo a breve raggio, perché un piccolo dirigibile non può fare turismo a lungo raggio, attività di ricerca scientifica, lì vedete in basso a destra un dirigibile impegnato in un'attività, in un programma europeo di ricerca atmosferica. A sinistra in basso cioè, si vede la casa del dirigibile, su cui probabilmente non avrò modo di dire, ma che presenta anche alcuni aspetti di interesse. Abbiamo detto il futuro, gli impieghi, le opportunità sono ovviamente collegati a quelle che sono le caratteristiche che sono state ricordate negli interventi precedenti, le caratteristiche tipiche del dirigibile, lunghe permanenze, possibilità di lunghe permanenze in volo, grandi dimensioni, possibilità di volo stazionario o a bassa velocità, sia civili che militari, ovviamente escludendo le prestazioni di combattimento, cosa abbastanza chiara già alla fine della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia bisogna anche dire che le amministrazioni militari nel tempo hanno manifestato un costante interesse per questo settore. Se vediamo chi c'è dietro i numerosi programmi di ricerca sui dirigibili, troviamo amministrazioni militari, di solito degli Stati Uniti, ma non soltanto. Passando alla fase diciamo, commerciale, civile, dirigibili da trasporto. Dirigibili da trasporto, abbiamo parlato di piattaforme stratosferiche, teniamo conto che esistono due tipologie tra loro non fungibili perché hanno caratteristiche completamente diverse, che sono da un lato i dirigibili destinati ad operare a quote stratosferiche, dall'altro i dirigibili diciamo troposferici ma che in realtà riguardano la bassa troposfera, qualche migliaio di metri di quota. I dirigibili da trasporto rientrerebbero in questa seconda categoria. Che interesse presentano? Sostanzialmente che essendo di mezzi di grandi dimensioni si prestano al trasporto di oggetti ingombranti e la possibilità anche di affrancarsi dai limiti delle infrastrutture terrestri. Numerose imprese nel corso degli anni hanno manifestato interesse per questa tipologia di dirigibili e per questo tipo di applicazioni. Voglio ricordare la Shell negli anni 60-70, fece uno studio sull'utilizzo dei dirigibili per il trasporto di gas naturale. In anni più recenti la Airbus, che ha stabilimenti distribuiti in tutta Europa, che aveva importanti problemi di tipo logistico di trasportare grandi componenti aeronautiche da un posto all'altro, ha fatto uno studio sulla possibilità di impiegare dirigibili
e in anni più recenti ancora la Vestas, uno dei grandi produttori di impianti eolici, per analoghi motivi si è avvicinata al mondo dei dirici. Quindi poi ci sono le attività che conosciamo, la pubblicità, il turismo, dicevo, già fatto, che già viene praticato con piccoli dirigibili e che tuttavia attende l'arrivo di dirigibili più grandi per turismo a lungo raggio, però e procede. Attualmente c'è un'impresa svedese che sta lavorando sull'offerta di servizi di crociera in attesa che arrivi sul mercato l'Erlander, che è uno dei progetti che stanno più avanti tecnologicamente. E poi ci sono tutta una serie di attività, il monitoraggio, la sorveglianza, la ricerca scientifica che si possono fare dalla stratosfera, ma che si possono fare anche da quote più basse. Della piattaforma stratosferica per telecomunicazioni e osservazioni non dico nulla perché è stato ampiamente e ottimamente diciamo sviluppato. Parlando di opportunità, dobbiamo introdurre un altro elemento, il tema dell'ambiente e della clean aviation. Ambiente e clean aviation che introducono una discontinuità. Abbiamo fatto numerosi riferimenti agli anni 20 e agli anni 30, in cui il tema dell'ambiente aveva circa un valore di 0,00. Oggi è diverso. Oggi questi temi stanno al centro delle politiche, delle normative, dell'orientamento dei flussi finanziari. Ed è una cosa che ci accompagnerà, non so, per esempio l'orientamento dei capitali privati segue sempre più, ad esempio, i criteri ESG, cioè ambiente, social e governance. Detto questo, come sta messo il dirigibile rispetto a questo tema? Sta messo abbastanza bene. Intanto sta messo abbastanza bene di base perché la sua sostentazione dipende dal gas e non, quindi utilizza meno energia, l'energia lo utilizza per spostarsi. Il secondo tema è che le innovazioni proposte per la clean aviation vanno verso l'elettrico e l'uso dell'idrogeno. In entrambi i casi il dirigibile sta benino perché oltre il punto di partenza interessante, le grandi dimensioni consentono l'applicazione di pannelli fotovoltaici che venivano ricordati negli interventi precedenti, obbligatori per i dirigibili stratosferici da valutare secondo convenienza per quelli troposferici. La parte idrogeno, una delle difficoltà, l'Airbus per esempio sta lavorando su un aereo a idrogeno, ma una delle difficoltà che trovano gli aerei a idrogeno è che l'idrogeno occupa molto spazio ed è difficile, va compresso, va liquefatto, eccetera, eccetera. E il problema dello stoccaggio non è un problema che riguarda i dirigibili, dove il problema del volume, diciamo così, non si pone. Per di più, il tema dell'idrogeno a bordo dei dirigibili, oltre ad offrire contributo ad una energia green, verde, è anche utilizzabile per sostentazione. Andando per avanti, le barriere condizioni ci sono, però i dirigibili hanno alcune possibilità, alcune opportunità, alcuni interessi, ci sono alcune barriere. La barriera tecnologica che si pone diversamente per i troposferici e per gli stratosferici, nel senso che i dirigibili troposferici hanno già dimostrato di essere in grado di svolgere determinate funzioni, e però la sfida tecnologica c'è ed è quella di integrare 100 anni di innovazioni tecnologiche. Dall'altro lato, i troposferici, viceversa, i rappresentanti del CIRA ci hanno chiarito che le difficoltà tecnologiche sono importanti perché ancora bisogna produrre. Non ho dubbi che questo accadrà, ma ancora bisogna produrre mezzi in grado di raggiungere la stratosfera e di raggiungere la stratosfera erogando il servizio richiesto dai potenziali committenti. A questo proposito ricordo che qualche anno fa in ambito NASA si era immaginato di fare una competizione per dirigibili stratosferici che era stata denominata 20-20-20, che significava portare 20 km di quota un dirigibile con un carico di 20 kg per la durata di 20 ore. La modestia di questi obiettivi fa capire quella che poteva essere la difficoltà della,
della sfida. Secondo, l'altra barriera è quella economica, cioè il dirigibile deve dimostrare non soltanto che può volare, ma che può volare anche a condizioni tali da essere in grado di stare sul mercato. In qualche modo io l'ho chiamata la terza porta, perché un'innovazione deve affrontare almeno tre porte: quella scientifica è possibile, quella tecnologica lo so fare, e quella, e quella economica conviene farlo. E naturalmente è assai importante per ragionare sul futuro dei dirigibili capire anche questa terza porta. La barriera conoscitiva, l'argomento è molto poco conosciuto. Finché l'argomento è poco conosciuto, è difficile che susciti l'interesse degli investitori, dei potenziali utilizzatori. C'è poi quello che ho chiamato la barriera sistemica. È chiaro che una nuova tecnologia trova grandi difficoltà per il solo fatto di essere nuova. Se io devo progettare un camion, una volta che l'ho progettato, trovo la rete stradale, trovo la rete delle officine, trovo le scuole, trovo la normativa. È chiaro che per i dirigibili questo nei primi passi non lo troverà. Altra cosa, io ho chiamato il gatto si morde la coda. C'è una difficoltà, una delle difficoltà del decollo dei dirigibili è che il dirigibile non c'è. Ho ricordato quelle imprese che si sono avvicinate, che si sono interessate al tema del dirigibile, ma se io devo trasportare le fusoliere dal punto A al punto B, non va bene la risposta, te lo potrò fare forse tra 5 anni, perché quello non può accumulare per 5 anni le fusoliere nei piazzali in attesa. E quindi questa è un po' un'altra delle difficoltà. A proposito di quello che manca in partenza, che è bene ricordare, se uno volesse ragionare sul ritorno dei dirigibili, le infrastrutture. Il dirigibile non è soltanto costruire un dirigibile. Il dirigibile è anche dotarsi delle necessarie infrastrutture. Ho fatto qui qualche piccolo esempio. Nel rigo superiore tipico il pilone di ormeggio fisso, mobile o addirittura imbarcato, e al piano inferiore gli hangar. L'hangar non è una cosa strana, è normale, soltanto che nel caso dei dirigibili l'hangar deve essere molto grande, perché il mezzo è molto grande. Ricordo però a questo punto, non li commento perché altrimenti credo che ce ne andiamo avanti come tempo, alcuni temi che noi ritroviamo nella nostra azione di comunicazione: l'aviazione, le differenze tra l'aviazione a portanza dinamica e l'aviazione a galleggiamento, molto grandi e operanti fin dalla fase della progettazione e via dicendo. Il tema della sicurezza, abbiamo in mente di fare un seminario proprio dedicato alla sicurezza, nel senso che questi mezzi hanno dei profili diversi, quindi il capire quali profili li differenziano dagli aerei e qual è globalmente la situazione di sicurezza di questi mezzi è molto interessante. Il tema della meteorologia, il dirigibile come prodotto di come mezzo da bel tempo, non era vero allora. Dopo 100 anni la meteorologia è diventata un'altra cosa. E infine il personale, lo ricordava anche Claudio Sicolo nel suo intervento, era il dirigibile era un mezzo con grande abbondanza di personale, sia equipaggio di terra che a bordo. Cambiato. Il dirigibile oggi, una volta non aveva possibilità di manovrare a velocità zero, che erano le velocità tipiche di atterraggio e di decollo, e quindi aveva bisogno di persone a terra che lo spostassero. Oggi ci sono le eliche orientabili, e quindi non domani, ma lo Zeppelin NT che abbiamo visto prima è dotato di eliche orientabili che gli consentono di abbattere o annullare quasi il numero delle persone a terra incaricate di manovrare il dirigibile da terra. Per quanto riguarda il personale di bordo, vi voglio fare soltanto vedere, tratto da uno studio di Nobile del 1922, l'organico di un dirigibile da 35.000 metri cubi, quindi non medio grande, medio piccolo, diciamo. C'era il comandante, il secondo, poi c'erano due timonieri, perché uno era il timoniere di quota e l'altro era il timoniere di direzione, poi c'erano 4 motoristi, perché ogni motore aveva bisogno di una sua paglia, c'era un operatore radio che accudiva una radio da 200 kg, eccetera, eccetera.
immaginiamo di attualizzare questa tabella e ci aiuta a capire che un dirigibile oggi non è esattamente quello che era un dirigibile degli anni 30. Qui non mi soffermo, li salto direttamente, ma ci sono numerosi progetti in corso, sia troposferici che stratosferici. In Francia, un dirigibile da 60 tonnellate, in Inghilterra l'Airlander, tra l'altro questo mezzo ha volato, ha fatto una parte delle sperimentazioni, ha avuto dei piccoli incidenti, ma è tuttora uno di quelli che stanno molto più avanti dal punto di vista della probabilità di arrivo. Lo Stratobus di Thales Alenia, che ci ha anche accennato il dottor Persechino. Infine, qui, ultima slide, il percorso alla riscoperta. Detto tutto questo, quali sono i possibili passaggi per passare dalle ipotesi a poi alla verifica di, diciamo, di fattibilità? Cioè, il primo, metto le sperimentazioni. La tecnologia è parzialmente dimenticata. Sperimentazioni di che cosa? Ovviamente tecnologiche, ma anche sperimentazioni di impiego. Voglio dire, la storia del carro armato, dell'aeroplano, ci insegna che dei mezzi dalle grandi potenzialità, fin tanto che non si sviluppano adeguate dottrine di impiego, rimangono potenzialità e non diventano effettive. E infine di modelli di business. Il dirigibile, se vuole avere successo, non deve galleggiare soltanto nell'atmosfera, ma deve galleggiare anche nel cielo dell'economia. Fondamentalmente, da questo punto di vista, il ricorso ai sistemi unmanned, che oltre alle capacità autonome che hanno, hanno anche la possibilità di contenere i tempi e i budget delle sperimentazioni. Chiudo come ho cominciato, e per tutto questo la comunicazione per la formazione è assai utile. Grazie. Grazie. All'inizio proprio prima, i principi di funzionamento del dirigibile, e qui anche un ottimo riassunto delle sfide, non ultima quella comunicativa, ma anche molto concretamente quelle economiche e tecnologiche. Credo che abbia anche risposto o sollevato molte delle domande che ci andavano ad aspettare dal pubblico, ma credo che tempo per due domande di numero ci sia. Se ci sono, altrimenti darei subito la parola a Gianni Di Martino per delle conclusioni. Vedo una mano alzata, la voce durante le presentazioni ha preso degli appunti per trarre, diciamo, una sorta di bilancio sommario di questo interessante pomeriggio. Grazie, sarò velocissimo. L'elemento fondamentale che deve guidare questo genere di attività di ricerca, secondo me, è l'approccio sistemico. Approccio sistemico che ho visto molto bene nella presentazione dell'ingegner Persichino, che propone una possibile soluzione, che affronta vari aspetti, che sono tutti quanti importanti, che all'analisi semplicemente della piattaforma spesso sfuggono. Uno è la logistica, ne abbiamo accennato, le infrastrutture sono e saranno un problema, perché è vero che un dirigibile ne chiede poche, ma oggi la società non è disposta a mettere a disposizione ampi spazi per attività di questo tipo. C'è il problema dello stoccaggio di materiali, del rifornimento di gas e tutto questo che ha condizionato lo sviluppo del dirigibile negli anni 30. Tra l'archeologia aeronautica più diffusa sono gli hangar dei dirigibili, perché hanno strutture enormi che sono ancora sparse in giro per il mondo. L'ultimo lascito dell'epoca, di un'epoca ormai tramontata. E non c'era l'antinfortunistica. Perché non voglio entrare nel dettaglio su come si lavorava su quei dirigibili. Con la logistica va di pari passo la sostenibilità, che investe tutto quello che attiene alla parte di fornimento, personale e così via. Aeronavigabilità. In un mio recentissimo passato ho vissuto una vicenda angosciosa per la certificazione di un pallone aerostatico che saliva a 1000 piedi. Ci sono voluti anni e
tra le condizioni per avere questo pallone aerostatico operante c'è stata la costruzione di quella che io chiamavo la cattedrale di Alto Pascio, perché è un hangar per ospitare un pallone aerostatico con il diametro, mi sembra, di 18 metri o 20 metri, con tutta una serie di questioni che hanno già state affrontate nella Grande Guerra e che si riproponevano pari pari, con in più l'aggravante di una normativa che non facilita la gestione di queste cose. Altro aspetto, la vulnerabilità. Tutto molto interessante, ma in tutto questo il nemico dov'è? Questo mi ricorda a un certo tipo di analisi storica che analizza le situazioni che con cui venivano gestite le pianificazioni operative a cavallo del 1900. Approccio di tipo prettamente ingegneristico. Tutto funziona, perché la pianificazione è perfetta, ma c'è un elemento che manca, il nemico. Ora, tutte queste piattaforme, buona parte di queste piattaforme, vanno benissimo in un contesto militare se io mi muovo in una situazione in cui non vado in territorio nemico, in cui non ho nessun tipo di reazione, per cui non parlo manco di superiorità aerea, parlo di supremazia aerea. Nel momento in cui così non è, la situazione cambia. Altro elemento di tipo prettamente militare, dove lo inserisco nell'ordine di battaglia? Quando abbiamo cominciato a inserire gli APR, e mi ricordo che mi fecero questa domanda a un convegno nel 2003 a Torino, mi chiesero, dice, ma questi, si parlava degli APR, cosa vanno a sostituire? La mia risposta fu niente, sono nuove capacità che oggi non abbiamo, che abbiamo capito che ci serve avere, perché una piattaforma come quella che ci ha illustrato il CIRA sicuramente è interessante, ma sono nuove capacità. Tutto quello che è una nuova capacità significa nuovo costo e va considerato da chi deve pianificare lo strumento nel suo insieme. Credo quindi che il lavoro da fare su questi temi, e ho parlato solo della piattaforma stratosferica, quella troposferica la considero poco perché è sicuramente interessante, ma non credo che dal punto di vista militare sia interessante. Più o meno il dibattito è rimasto a quello che era nel 2005 a Schio, portare grossi carichi, un po' di giro turistico, ma in un mondo che ha fatto della velocità un fattore pregnante, non credo che la velocità del dirigibile, sì, va bene se uno si vuole fare il giro sulla riserva naturale o vedere Roma dall'alto, ma più di questo non credo che vada come turismo. Quindi questo tipo di analisi omnicomprensiva, secondo me, è fondamentale, collegando a diverse esigenze, che non sono solo sorvegliare l'ambiente. Purtroppo il mondo non è un posto pacifico, ci piacerebbe che lo fosse, così non è, e non tutto il mondo ragiona con le nostre categorie mentali. Mi rendo conto di aver sollevato una serie di questioni che meriterebbero ampie discussioni, però sicuramente tutte queste sono direzioni da investigare. Credo che abbiamo sentito alcune cose molto interessanti. Devo anche dire che rispetto a qualche anno fa sono stati fatti degli importanti passi avanti, perché adesso si comincia a vedere qualche cosa. Rimangono da risolvere un certo numero di problemi e uno di questi rimane il tema dell'aeronavigabilità, perché purtroppo è un tema di natura giuridico-normativa, la cui velocità di evoluzione è molto più bassa di quella tecnico-scientifica, e che andiamo a incidere sul tema delle percezioni delle persone, tra l'altro. Io mi fermerei qua, perché abbiamo fatto una certa ora, come dicono da qualche parte, e quindi penso che possiamo chiudere. Lascio la parola a chi? A Gianni, io lo lascio a Gianni Mainini, ma Gregorio Leggi mi dice che deve prenderla lui. Infatti, diamo
Siamo concordati. Grazie Gianni Martino. È interessantissimo, ho anche un interesse personale perché ho due, diciamo, parenti, hanno anche prestato servizio insieme sul dirigibile F6 di Forlanini, uno da comandante e uno da marconista, ma insomma è interessantissimo, non sapevano cosa sarebbe successo anni dopo. Ci sono echi in quello che diceva Gianni Di Martino, già in due, l'idea di combattere il dirigibile che deve diventare operativo. Quindi, e c'è l'ultimo aspetto, quello normativo, che è interessantissimo e che si sposa con l'ultimo intervento che abbiamo sentito sulla comunicazione, perché altre, diciamo, macchine volanti su cui di praticità è lecito discutere, quindi i sistemi di mobilità aerea urbana avanzata, che come dire, presentano moltissimi profili di dubbio, in realtà sono pompatissimi, stanno facendo autostrade a sette corsie, eccetera, eccetera, superando tutta una serie di problematiche tecniche non secondarie. Per il dirigibile questo non si vede, a quel punto probabilmente la dimensione della certificazione dell'aeronavigabilità, eccetera, diventerà un ostacolo molto più serio, paradossalmente, visto che il mezzo galleggiando ha un fattore di sicurezza ben diverso da queste cosine elettriche che dovrebbero passarci sulla testa in città anche a velocità considerevoli e portando payload ben più significativi. Quindi questo, esattamente. Quindi con queste riflessioni, che magari potrebbe essere occasione di un altro convegno, un altro evento del CESMA, concludiamo qui. Mi ricordo del direttore che mi darà piacere di salutare i conferenzieri, dando loro appuntamento, ma intanto conferenzieri in sala Balbo per un saluto finale. Ringrazio tutti per la pazienza, la disciplina, veramente 4 ore filate senza problemi, vi ringrazio, un'ottima riapertura dell'attività del CESMA, grazie a tutti.